ないで、ほっといてくれないか、どこにいてもどこにいても、愛に潜り同心を噛み、拍手ブームの中でガンガン砕いた、でも壊れない、止まってくれない、演じ続けるのならこのまま
指が削り削られ擦り切れた今が君のこと鮮やかにも現れてくる騒ぎのままで眠る魂を食べかけのまま捨てたあの夢をもう一度取り戻せ Buonasera, mamma mia, che è? Sangue difficile. Che hai fatto? Cosa ho fatto oggi? Che cosa hai fatto? Sei sicuro che lo vuoi sapere cosa ho fatto oggi? Che cosa hai fatto? La cacca. A parte quello, oggi, Livio Marcone, sono stato tutto il giorno a cercare delle scarpe. E tu mi dirai, Livio, vabbè, cosa c'è di strano? C'hai anche i piedi muscolosi che non entrano nelle scarpe. No, le scarpe, lui. No, le scarpe ovviamente non erano per me. Ciao Carlino. Ciao Carli. E il problema è che quando mi mandano a fare sti giri io non compro scarpe normali, servivano delle quelli scarpe con le rotelle, peggio, le scarpe di una drag queen, che non c'è niente di male nel comprare scarpe di una drag queen. E li trovo. Spiegami perché. Perché servivano le scarpe di una drag queen, perché c'è una cazzo di drag queen a Mediaset che deve fare. Ah, non erano per te. Certo, no. Il problema è che questa drag queen è alta 1,90 m. Sai quanto porta di scarpe? 46. 44. Vabbè, 44. Vai a cercare le scarpe. 44 comincia a essere un po' specifico. Vabbè, eh? Le drag queen è più probabile che hanno il piede grosso. Sì, bravissimo, bravo. Devi andare nei negozi specifici. Quanto costa in media una scarpa di quel genere? Immagino. 120. Vabbè, mica li spendi te. È troppo. Come facciamo? Superiamo questo impasse, stallo alla messicana. Andiamo a cercarla nei negozi tipo mercatini. Porta Portese? Via Sannio. Maggi, vai in giro tutto il giorno. Devo trovare. Vado in giro. Scarpe da drag queen. Il viaggio di Nuyasha alla ricerca dei frammenti della gemma. E poi ti dicono, vabbè, cioè, questa. Che numero ti serve? 44. Te guarda e dice vabbè, però che cazzo, ma vaffanculo te fanno. Quindi è una ragazza con i piedi grandi. No, e poi si sono convinti a spendere i sorti. Cioè tu hai fatto tutti i giri. Dai, Dio mio, porco Livio. Ma tu no, cioè, non tipo c'è un Livio che tu sai cosa dovevi fare. Il tuo principale è un Livio. Ascoltami, tu sai che dovevi fare. Dici volete spendere 120 euro costano, non te li diamo. Va bene. No, ti fai i cazzi tuoi. Ti passano tre ore. Dopo tre ore. Oh, sono andato a Via Sannio di qua, di là, bla bla bla. La cosa che mi spaventa è che l'ho pensato. Beh, legittimo. L'ho pensato, no, però nel senso non così, ma ho skippato due o tre posti. Ma perché oggettivamente sapevo dentro un cazzo. Vabbè, dopo che dopo beh, ho capito, non è poi puoi cercare le sfere del drago, cioè nel senso, lo so, però nel senso se, cioè, se vede se non lo stai ricercando, si capisce, perché loro ti dicono mandami le foto, tu mandi una foto, poi dopo ne mandi una dopo che ne so un'ora, dice che cazzo hai fatto in quest'ora, sei andato a casa di Livio, non va bene. Allora, io c'ho una domanda per te, per caro chi Maggi. sarei io. Tu a te piacciono i film natalizi, giusto? Dipende quali. Che vuol dire? Facciamo un esempio. Ah, te, cioè, nel senso, comunque, se io ho visto un sacco di volte che tu sei comunque fomentato per i film di Natale. Ah, bravo, devo dire una cosa molto importante. Dov'è? Guarda inquadra. Con il potere che mi viene conferito da questa live,
io vi impongo di non andare a vedere il remake di Mamma ho perso l'aereo. Che merda. Se ci andate, giuro che non vi parlo più. Se lo volete vedere, in altri modi. Chi doveva capire, ha capito. Non date vabbè, soldi. Quando uscirà in TV. Sì, esatto. Quando sì, uscirà no, in TV. Devo dire che è un po' imbarazzante l'ultimo remake. Allora, e te l'ho trovato io il film di Natale di quest'anno. Cos'è, Natale... C'è Neil spazio. Patrick Harris. Eh beh, già un punto a favore comunque, no? Oh, ecco, io direi... Ma c'è anche quel maledetto. Poi ti scrivo, maledetto. L'hai visto il film di Spider-Man? Cominciamo subito. È su Disney Plus, se dice su, se vuoi. Vabbè. Mi sa che a pagamento su Disney Plus, già l'hanno messo su Disney ma Plus. Ma grazie, mi ha detto, vabbè, ma tanto, ma chi so guarda a pagamento. Allora, questo trailer si chiama Natale a 8 bit, tu dici, che merda. Davvero non sarà così male, è carino perché vediamo. Segue un filone che a me piace molto. Considera che io ma considera che io sono della serie dimmi che trailer vedi e ti dirò chi sei, quindi aspettati. No, vabbè, ecco. Ma che ne so io, era per dire. Non cioè, verranno fatte delle recensioni su di te, non sul trailer. Va bene, ok. Grande benvenuto. Ciao, certo. Grande. Top 5. Oh, 3 mesi. Grande, certo. Oh. Ma è da 3 mesi che sopporti. Ma quindi video. Hai cambiato. Ma gli cambia la cosa? Sì, l'hai sì, fatto. Sì, la... sì, ah, sì. Parte, allora c'è un piccolo problema per i badge. Ok, i badge. Che in realtà è un po' strano. Ciao, gli occhi. Io ho messo tipo medaglie 3, 2, 1. Cioè, terzo posto, secondo posto, primo posto. Quando è cervo la top? Ok, il problema è che il primo mese che ti sabbi c'è il 3. Ah, la fatta al contrario. Il secondo c'è il secondo. Ah, e beh, il terzo c'è il primo. C'ha senso. Quindi crea un po' di confusione, magari, sì, questa cosa. Però in realtà è. Però no, vedi, ci sta, ci io le modifichei anche perché quando uno farà il quarto mese? No, poi c'è. Tu arrivi fino ad avere il marchio di Anime Night. Vabbè, lascia fare. Lascia... No, perché c'è dopo l'uno c'è il rango S. Okay. Dopo c'è SS. Non so se ho messo SSS. Io e poi se fossi il te forse il rango SS lo cambierei. Oh, per negli anime, no? Sì. Vabbè, rarità SS. Vabbè. Ciao, sicuramente meglio il doppiatore non... No, però. Invece i doppiatori mi piacciono, perché quelli dei bambini il doppiatore di Neil Patrick Harris, dico. Vabbè, non è lo stesso. Comunque non è detto che siano, da quello che ho capito... Sì, a volte i doppiatori del trailer cambiano, sì, è vero. Quindi bisogna aspettare. Oh, guarda chi c'è. Ariannuccettina. Guarda, comunque sia, secondo me è carino questo. È cioè, carino. Vediamo come hai visto Spider-Man. Potrebbe salvare il Natale. I film che io credo uscire Sandra Bullock. Sì, vabbè, perché ci sta Brad Pitt. Va bene. E io direi allora a sto punto di iniziare col botto. Vai. Di iniziare! Questa credo che sia la cosa più seria che abbiamo mai fatto. Cioè, oh, Ariannuccetta! È sensibilissima. Beh, Ariannuccetta. Quanto Ariannuccettina? Hai fatto gli auguri a Ariannuccetta? Ma certo, no. Oggi sei laureata. Oggi sei laureata, sì. Ciao, un applauso. Dottoressa, benvenuta. Con l'aggiunta di Maggi. No, esatto. Ma c'è, vabbè, ieri non potevo proprio fisicamente andare. Ieri c'avevo proprio da fare. Tornerò forse a fare anche io. Ed è giunto il momento di blastare Meliador, perché oggi abbiamo i personaggi di Lothr contro quelli di Gotr. Adesso arrivo. Hai capito, Maggi? Gotr. Ora chiamami dottoressa. Gotr, sì, sì. Tr. Comunque, e sabato giorno stiamo a uno. Tu stai scammando. È vero, stiamo a uno. Chi era? Ciao, Cervo! Dai, grazie. Dimmi che cazzo di cosa vuoi. Esatto, va bene, vai. Primo versus. Si comincia. Allora, vai. Oggi è una live in parte preparata da me. Tre quarti della live è preparata da me. Quattro quinti della live è preparata da me. Non è vero. E invece sì. Quindi hai il potere. No. È una live preparata secondo un concetto logico alla base. Che cosa significa questo, Livio? Significa che tutti gli scontri che noi vedremo tra il Trono di Spade e il Signore degli Anelli. No, gli stavo stavo guadagnando tempo, non capisci niente. Il Trono di Spade e
Sta guadagnando tempo perché deve arrivare alla paginetta in cui ti dice esatto. Cos'è. Partono tutti da un presupposto logico alla base, ovvero esattamente, ovvero per ogni versus ci sarà un filo conduttore che porta, diciamo che dovrebbe da un certo punto di vista indirizzare quello che è il versus, ovvero quella che è una frase che in teoria accomuna i due personaggi, cioè da quella frase si parte. Quindi non sono in ordine comunque, tu li hai messi con un ordine preciso? Mi sta dicendo che ogni scontro c'ha sarà un filo tra due personaggi con un... che, sì, ho che in qualche modo rappresentano... Bravo, io sono troppo stanco. Ho capito. Ok, e ci dirà man mano cosa rappresenta ogni scontro. Ho capito. Sono però sono a sé stanti. Però ok, quindi non c'è un ordine. No. Ok, c'è perfetto. No, perché una cosa l'ho stravolta io. Cioè ho messo una cosa prima e una cosa dopo. Hai stravolto un versus? No. Non ho stravolto l'ordine. Ah, no, l'ordine. Un ordine. Semplicemente perché il primo. Ti prego, di. No, per me è troppo. Non hai cambiato uno. No, impazziva. Perché? No, ti dico solo il perché. Ti dico solo il perché ho stravolto una cosa. Sì. Semplicemente perché vorrei che la madre di Draghi assistesse. Noni! Grazie mille. Grazie Memedrill per il Prime. Benvenuto carissimo. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. E se vuoi ci puoi dire una top 5 e noi mettiamo dentro la barca e poi... Qualsiasi cosa, basta che non sono cose bannabili. Comunque ho stravolto una cosa perché volevo che la madre di Draghi assistesse a un versus e quindi non l'ho messo per primo. Ok. No, perché tu sei in grado di fare cose... Mi pare giusto. Top 5 attrici. Ma l'abbiamo già fatta. L'abbiamo già fatta. Lo so perché non c'ero, però la faccio io. Se vuoi, perché non l'ho fatta. No, dai, l'abbiamo già fatta. Ah, vabbè, la fa Maggi. No, la faccio solo io. Io dico dai, noi mettiamo magari io metto le porno star che potrebbero interessare. No, se esce la tua, questa me la segno a parte. Consigli per gli acquisti. Ti dico io la mia top 5 attrici porno perché mi ricordo che l'ha detto Guerrerolla. Ha detto Guerrerolla. Basta, falla finita. La prossima volta sei presente quando c'è sta top. Vai, primo. Versus. Comunque, cioè, ci sarà un ospite, un grande ritorno Anime Night. Sì, che, l'ho scritto nel titolo. Che è il motivo per cui secondo me si sta impegnando così tanto. Posso dire. Ragazzi, non c'ero io, Giovi. No, ma la madre è proprio una persona che ti mette tranquillità. Cosa che ti servirebbe a te? Che è? Ma non ti ha scritto, no, non lo so, cioè, ci sono delle scritte, vabbè. Niente. Su Discord. No, vabbè, Discord è il mondo dei libri. Non ho capito. Vabbè. Prego. Vai, primo versus. Qual è? Allora, questo versus. Iniziamo col botto. Questo versus. È top 5 soprannomi di Livio. Ma che ha. Ah, vabbè. Questa non l'aveva pensata manco lui. No, vabbè. No, questa... ha fatto tutto un ragionamento su. No, bellissima. No, vabbè, nel senso perché prima ho pensato quelli che già c'ha. Però la reinterpreto a modo tutti quelli che ti devo ancora dare. Sì, mamma mia. Sì, va bene. Mille soprannomi più uno. Va bene. Allora, questo versus... Non mi copiare le frasi, vai. Questo versus... Che poi ho visto a Cerbero che comincia a dire. Ci ha raidato la madre. Buonasera, benvenuti. Noi ti stiamo aspettando su Discord. Siamo ancora al primo versus, quindi sei ancora in tempo. Vabbè, nel mentre vi spiego concettualmente come nasce questo versus. Questo versus nasce con l'intento alla base di mettere. Dovrei fare tu. Vai. Parla. Ho detto una cazzata. Allora. Per questo ci siamo. Vabbè. Che cazzo stai facendo? Io devo tenere i punti. Capito? Allora, stavo dicendo, questo versus nasce con l'intento di mettere a paragone quelli che sono due personaggi che da un certo punto di vista rappresentano quello che in qualsiasi ambiente narrativo possono essere considerati come coloro che fanno il viaggio dell'eroe. Ovviamente non sono gli unici, tra virgolette, eroi presenti all'interno sia del Signore Anelli che il Trono di Spade, ma più degli altri incarnano concettualmente quello che è l'inizio, lo svolgimento e la fine di un eroe, comprendendo tutto quello che è il percorso che porta alla maturazione, le difficoltà che incontrano durante il cammino e la conclusione che porta... Madre, eccomi.
Sì, ma sì, non ti... tranquilla, tranquilla. Dottoressa, non si tanto mangi, devi dire le sue cazzatine. Sì, 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 mangi. Allora comincio io. Okay. Quindi questo è il percorso dell'eroe. Allora comincio okay. io. Stai allora, andando tanto cominci, bene. Vai, comincio io. Da una parte c'è uno dei personaggi che ha fatto più rosicare quelli del mondo di Game of Thrones. Perché è un personaggio che parte come una bimbetta inutile e insignificante. Mm-hmm. Tipo Livio. Però Livio rimane Livio. Livio non si evolve. Lei si sviluppa. È Livio, è calma piatta. Cambia il colore dei capelli, Livio. Beh, cazzo, allora effettivamente. Goku gli ha cambiato tanto. Esattamente. Quindi per quanto riguarda Arya, ha una evoluzione che teoricamente poi ha fatto smadonnare tutti quanti, perché si aspettavano da lei molto di più rispetto a quella che è la conclusione del finale. Insomma, il suo finale è perfetto, ma ne abbiamo già parlato. Nel senso, cos'altro si aspettavano? No, nel senso che... Cioè, che altro vuoi? No, ma secondo me... Oh! Buonasera! C'è qualcuno su Discord? Ce l'ho fatta. Ma sì, madre, non si preoccupa. Salutate tutti quanti, la madre dei draghi, lei ne sa più di me e di Francesco messi insieme, Livio non prende consenso che lì non sa niente. Ma perché? Va bene. Comunque, stavo dicendo, la cosa se bella... vuoi attivare la webcam intanto. Esattamente. Dimmi. La cosa bella secondo me del personaggio di Arya è che comunque tu vedi come lei improvvisamente da bambina innocente diventa proprio cinica. Grazie al suo mentore, che da un certo punto di vista potrebbe essere chiamato tale, che è il Mastino, vedi praticamente come lei, finito di acquisire tutte quelle che sono le conoscenze che il Mastino possa darle, lo sfanculo, perché lei deve andare alla ricerca, vuole andare alla ricerca di un qualcosa che ancora di più cerca di darle. Beh, eccola madre. Oggi è vestita tipo Vikings, qualcosa. Mi ricorda un po' Vikings. Andando in guerra, viene in guerra contro di me. No, stavo giocando The Witcher. Ah, beh, sì, infatti. Brava, sei. Brava. Ecco, sei Yennefer. Di a Livio che se lo deve guardare The Witcher, per favore. Allora. No, puoi anche insultare. Oh, aspetta, mi piace questo. Intanto la chat ha votato Frodo. Mi piace questo iniziale, vai, prego. Convincimi a non vederlo, per favore. Basta guardarsi le prime puntate. No, è che in realtà, appunto, la prima stagione di The Witcher, scusate l'off topic, qui parliamo di Lord of the Rings, Game of Thrones, prego, eccetera. Madre, tu vuoi tutto. La prima stagione di The Witcher è un po' una peccionata, possiamo dirlo. Esteticamente non è stata un granché. Hanno cambiato alcune cose e vabbè. La cosa buona è che comunque hanno scelto un attore per fare Geralt, che è Henry Cavill, che oltre a essere uno che dipinge miniature di Warhammer, è anche uno che si modda i computer e gioca The Witcher e ha letto i libri. Quindi comunque lui ama il personaggio che sta interpretando e infatti ha corretto diverse volte gli sceneggiatori, eccetera. Però la prima stagione non è stata, secondo me, esteticamente all'altezza delle aspettative dei fan duri e puri. Penso che abbiano corretto un po' il tiro in realtà, e che con questa stagione, la seconda, forse vedremo cose migliori. Beh, scusami Laura, però non ti sono piaciuti tipo gli scontri? Cioè gli scontri sono ben coreografati. Non mi sono dispiaciuti, ma diciamo che a livello estetico intendo proprio le armature. Pensa alle armature di Nilfgaard, in questa seconda stagione le hanno già cambiate completamente, perché sembravano delle prugne secche, per non dire qualcos'altro, che infatti tutti hanno pensato poi a quello. Sì, è vero, ma anche qualche CGI non proprio incredibile. Esatto, un po' Barbina c'era. Sì, è vero. E in realtà vediamo con questa seconda stagione. Come un po' The Mandalorian, ma ne parleremo un'altra volta. Vabbè. Cioè comunque, un po' la CGI un po' così. Allora, Laura, non so se sai come... Esatto, Laura, non so se sai come funziona questo versus. Nel senso, noi prendiamo due personaggi, in questo caso abbiamo scelto volgarmente... a prescindere, abbiamo scelto due saghe. Colpa sua. Esatto, ma abbiamo scelto due saghe che in qualche modo possono ricordare, per cercare di metterle a paragone, quello che è un po' la sorta di romanzo epico cavalleresco, un qualcosa del genere, fantasy, ambientato, diciamo, in universi fantasy. Okay. L'idea di base è cercare di capire attraverso la caratterizzazione dei personaggi... E per caratterizzazione intendo non soltanto le capacità di messa a schermo, ma quella che è l'evoluzione del personaggio, la coerenza con la storia, anche quello che ti ha lasciato a livello empatico, sentimentale, e soprattutto tutto ciò che riguarda come il personaggio è strutturato nel male o nel bene. Vabbè, se è fatto bene o fatto male. Sì, ma poi alla fine, alla fine poi... Ma in realtà lo spiegone è per te, non è per lei. Ah, ok. Beh, sì, giusto. E quindi, okay. Diciamo che questo primo versus, come stavo dicendo,
che è tra Frodo e Arya, cerca un po' di ricalcare concettualmente quella che potrebbe essere la classica rivisitazione che viene fatta a livello narrativo di quello che è il viaggio dell'eroe. Si parte da un punto, okay, un punto A iniziale, lo sviluppo del personaggio in base a quelle che sono tutte le difficoltà che incontra al suo cammino e gli aiutanti che lo aiutano a progredire verso quella che è lo scopo finale che in questo caso Frodo e Arya si sono prefissati, il modo in cui il personaggio si evolve dal punto di vista caratteriale, come lo stesso personaggio alla fine non è lo stesso che comincia, e le difficoltà che incontra, tutta secondo la motivazione, sa cos'è il no vabbè, ma, no, vabbè, no, era un solo uno spiegone. Maggi ha vabbè, ma ci sta con... anche perché magari sono arrivate delle persone anche no sì vabbè anche no, c'è, magari... certo, ma devi capire che Maggi ha categoricamente detto: ragazzi, io giovedì non posso fare tardi, massimo per questa ora dobbiamo finire. Ha iniziato con un pippone. I pipponi sono importanti, tutte le più grandi opere. Vabbè, allora io voglio fare soltanto una domanda che poi ti lascio la parola e parli anche dei due personaggi, Laura. E come, cioè, quanto sei appassionata a Lord of the Rings? Perché sappiamo tutti, Game of Thrones... Ma... Che c'è un draghetto lì dietro che lascia presagire qualcosa. No, più che altro è che ho l'occhio di Sauron tatuato sul collo. Quindi... Ah, a posto. Direi diciamo che la risposta... Ah, io ho cominciato a leggere Signore degli Anelli a 12 anni e non ho mai smesso, anche perché poi ho collezionato anche le miniature della Games Workshop... Perfetto. Esatto, anche perché non ho, esatto, è un po' lungo, quindi sono andata un po' lenta, diciamo. No, no, ci sta. Allora, e quindi sì, no, assolutamente Signore degli Anelli e Game of Thrones. Vabbè, quindi oggi ce li ho tatuati addosso tutti e due, quindi ci sono. Ho detto, devi star calmo, stare zitto quando vanno gli altri. Perdonali, non sanno quello che fa, sono ragazzi. Tu hai provato a stare su Discord e lo senti che sei nerfato, no? Quindi devi lasciar parlare. Stai calmo, respira. Okay. Okay. Mi dispiace per loro, Laura. Ma purtroppo questo passa al convento, ti chiedo umilmente perdono per loro. Allora, visto che Maggi deve imparare a stare zitto, adesso Laura dirà cosa preferisce. E quale e preferisce. Perché. E tu non potrai dire niente. No, io okay, mi taccio ed ascolto. Allora, qua è molto facile. Quello che preferisco è perché assolutamente Frodo. Per il semplice fatto che, allora, stiamo parlando però della serie TV di Game of Thrones. Sì. Sì. Beh, stiamo sì, parlando sì, di... Sì, perché partiamo dal presupposto che forse non tutti ma come te... Ma anche dei film, dei no, cioè, Laura, non tutti come te hanno tu gli appunti sui libri. Ma non è, ma no, non certo, è quello, assolutamente. È che non c'è una fine nei libri. Esatto. Cioè, quindi come esatto, fai? Cioè... Sì, certo. Però, giusto, ok. Il problema, che almeno io ho riscontrato, è che il personaggio di Arya... comincia in un certo modo, quindi ha tutta questa questione della vendetta che vuole portare avanti, quindi comincia l'allenamento. Fin da piccola era migliore dei fratelli per quanto riguarda l'allenamento, il tiro con l'arco rispetto a Bran. Il fratellastro Jon le ha regalato anche Ago, che è sempre stata la sua spada. Lei addirittura, quando è finita la casa del bianco e del nero, l'ha nascosta perché non voleva abbandonare il suo passato totalmente. Poi però lei a un certo punto con il mastino, la faccio breve, riesce a tornare ad Approdo del Re durante tutto il casino finale con Daenerys che intanto sta bruciacchiando mezza città, ha la possibilità di far fuori Cersei e non lo fa. E quello secondo me è stato un po' un inciampo, perché me l'hai portata fino a quel punto? Ok, falla arrivare fino in fondo, perché altrimenti è come se fosse... un personaggio scritto a metà, tra virgolette, non riesce ad andare fino in fondo a quello che si è prefissata fin dall'inizio. Perché il mastino la porta fino praticamente alla porta di Cersei e poi le dice: no, guarda, però non voglio che tu diventi come me, per favore torna indietro, vado avanti io. E poi lui combatte con suo fratello. Ma... guarda, io come? Ti dirò, questa invece è una delle poche cose che a me è piaciuta delle ultime stagioni, perché effettivamente ho visto come in poche frasi, dopo aver rivisto un vecchio amico, lei abbia acquisito consapevolezza del fatto che lei non vuole diventare come lui. Quindi io in realtà l'ho apprezzata. Allora, cioè a me è piaciuta come cosa, allora, che non sia arrivata fino in fondo. Diciamo che a livello... Poi il motivo è vergognoso, il motivo è perché volevano fare la scena bellissima
di Jamie che stringe e quello va bene. Però come concetto avrei fratelli che si ammazzano pure, quella è figa, eh. No, no, va bene, ma sì, allora, sì, qualche scena bella c'è. Allora, diciamo che la loro idea era fare un personaggio che alla fine riesce a redimersi. Ok, perché secondo me sono entrambi degli eroi che vengono in qualche modo portati alla corruzione in modi diversi, mm-hmm. ma a quanto pare una delle due riesce invece a tirarsene fuori, perché alla fine Frodo viene corrotto, cioè alla fine Frodo quell'anello non lo vuole buttare. E Arya invece torna indietro, cioè in realtà già Arya nel momento in cui non diventa nessuno in qualche modo ti fa capire che non sarà quel personaggio che viene reso preda della corruzione, secondo me. E un po' fanservice forse, nel senso che il ritorno di Arya in grande stile che prende ammazza tutti, immagino la gente da casa e faceva fichissimo, fichissimo, ammazzali tutti, e forse invece farla cadere nell'oscurità sarebbe stato un po' più controverso. E, però diciamo che se la vogliamo prendere dal punto di vista positivo è che hanno scelto una via diversa per Arya rispetto a Frodo. Sì. Il problema è anche un altro, che la via che è stata presa non è quella di Martin, è quella dei produttori, perché c'è un'altra cosa da dire. Martin non è uno come Tolkien che parla di redenzione, quindi i suoi personaggi devono per forza aspirare alla redenzione. Martin parla sempre del fatto che i suoi personaggi sono grigi, non sono bianchi o neri, comunque hanno tantissime sfumature, sbagliano, fanno cose belle ma fanno anche cose brutte, ma sono personaggi completi comunque, quindi anche se magari fanno un'azione buona e poi ne fanno una cattiva, è nel loro essere sfaccettati. Tolkien invece è chiaro che anche per il tipo di scrittura che aveva e per il tipo di tematiche che aveva potesse puntare maggiormente a questa cosa della redenzione del protagonista che cade nell'oscurità e poi alla fine riesce a liberarsi di questo fardello, per quanto poi San Vise Genji in realtà sia stato quello che ha portato Frodo, che ha portato l'anello. Sì, sì. Quindi anche lì bisogna stare un po' attenti, perché se parliamo del viaggio di Arya, il viaggio di Arya è coerente con suo padre, con quello che ha scritto Martin, di fatto, fino a un certo punto. E noi sappiamo che per tantissime stagioni lei ha continuato a ripetere i soliti nomi della sua lista. Tutti i santi giorni, tutte e sante le notti. E tu mi fai una capa tanta con questa lista di nomi e poi alla fine mi fai vedere che lei non porta a compimento allora, la lista. Assolutamente, è vero, però io sono anche dell'idea che tu puoi cambiare l'idea che hai e anche l'obiettivo nella vita anche solo da una frase. Sì, cioè, sì, per carità. Può succedere. Può per succedere. Carità, diciamo che è successo proprio nel momento giusto. No, ma in realtà vabbè, se ci pensi, cioè, se ci penso, io credo che la scena in cui lei vede tutti quanti in cenere, vede la mamma e la bambina ridotte in cenere dopo la distruzione, quello è uno dei motivi che secondo me dà senso poi al fatto che lei non voglia più perseguire il suo obiettivo finale. A Maggio è piaciuto il finale, questo no, perché un unicum, no, perché no, vabbè, perché nel senso quella parte lì è una parte struggente nella quale tu vedi proprio un personaggio in cui si rende conto che stando lì a un passo dalla morte dà importanza e significato alla vita. Quindi lei, che era disposta a sacrificare la sua stessa esistenza pur di portare a termine il suo dovere nei confronti del cancellare tutti i nomi della lista, si rende conto quanto, essendo arrivata realmente proprio a un passo dalla morte, la sua vita ha molto più valore e vale la pena vivere una vita alla ricerca dell'avventura, della scoperta magari di qualcosa, di un mondo che ancora lei non ha conosciuto. Sì, è vero anche che succede dopo quella cosa, però vabbè, sì, dai, vabbè, dai, ci può stare. Io, allora, quindi chi voti? Infatti andiamo un po' vabbè, più veloci. Allora, per me Frodo è cattivo, e a me il fatto che Frodo sia cattivo, perché alla fine Frodo non lo vuole buttare l'anello, okay. Bellissimo, ti piace? Bellissimo. Ah, ok, giusto. Perfetto, e quindi voli Frodo, cioè quello buono alla fine, se ci pensi da un certo punto di vista, è Gollum in quella, cioè se non è per Gollum vabbè, Sauron ha conquistato adesso nel senso, il fatto che tu è il topo di Endgame, se tu provi a sparare a tuo padre però in realtà prendi quello che sta dietro, che è un assassino che sta per uccidere un'altra persona, non è che hai fatto una cosa buona. No, però devi farlo. No, nel senso, quello, capitato, sì, ma quello che volevo dire io è che la cosa bellissima è che ti fanno vedere questo personaggio che in teoria è il portatore
portatore dell'anello, che è l'unico in grado di sostenere questo fardello, tu pensi che fino alla fine lui riuscirà, perché ha superato tante prove, l'anello lo ha messo sempre in difficoltà per cercare di testarlo, lui è sempre stato lì, tu pensi ok, adesso è diventato cazzuto, invece poi alla fine l'anello lo ha corrotto, veramente lo ha corrotto, e lui non se ne vuole liberare, perché lui potrebbe... Io non l'ho mai visto così cazzuto Frodo, però va bene. Vabbè, che cazzo, però nel senso... Ho capito. C'ha tutti, c'ha il peso dell'anello che lui si porta addosso, okay, che lui ingobbisce. Va bene. Io voto Aria, perché quando ho visto la prima serie, ho puntato tutto su di lei. Cioè, io ho visto la prima serie e per me i due personaggi erano Tyrion e Aria. E quindi aspettavo sempre andare avanti, e nella mia testa ho deciso che le ultime stagioni rovinano quelle cose che non sono state costruite bene prima. Mm-hmm. E quindi tutto quello che a me è piaciuto prima non verrà distrutto da quegli infami alla fine. Perché indichi me? No, è dall'altra parte. Casualmente stai da quella parte. E inoltre, onestamente, io la prima volta che ho visto Cinelli ero piccolo, ok, ma io ogni volta che arrivano i pezzi con Frodo, Gollum e Sam, faccio mazze e palle, io di quell'altri, sempre questi lì in montagna che scalano. Io sono d'accordo con Francesco, voto Aria, ma perché è uno dei miei personaggi preferiti. Ok. Lei ha votato Frodo. Vabbè. Tra i due sì, proprio sta, perché in realtà sta, a me rimane il dubbio della scelta del comportamento finale di Aria, che non sia stato appunto scelto comunque da Martin, che è l'autore, dai due produttori, quindi io per me non è coerente. Cerco di tenere un po' le ultime due stagioni, però nel senso Aria è uno che dei personaggi che nelle ultime stagioni quasi si salva, secondo me, in confronto a molti altri, cioè quella che quasi ne è uscita meglio. Quindi voglio premiare questa cosa. Vince Frodo 3-2 perché la chat ha votato Frodo. Sì, oggi il voto prossimo. Oggi, ragazzi, il voto della chat vale 1. Prossimo. Certo. Oh. Allora, e qua, ad esempio, dal mio punto di vista le cose cambiano. Allora, concettualmente, Laura, l'idea alla base di questo scontro è che per l'appunto entrambe rappresentano proprio l'eroe, quello che combatte. Da un certo punto di vista la possiamo definire, non so come vuoi, il predestinato, cioè colui che deve sobbarcarsi tutte quelle che sono le aspettative che ci sono nei suoi confronti. Il grande condottiero, quello sui quali gli altri fanno affidamento, da un certo punto di vista anche colui che dovrebbe regnare, fino a prova contraria, perché Jon Snow è colui che alla fine sarebbe l'erede legittimo al trono. Eppure Aragorn. Ma hai fatto una faccia che non ti è piaciuta questa spiegazione. No, vai. No. In realtà mi è piaciuta un sacco la tua spiegazione. Il problema è che qua si ripropone in realtà in modo molto più pragmatico il problema che stavo annunciando prima con Arya. Ovvero che Jon sarebbe dovuto essere l'eroe, il salvatore, come hai detto tu, il prescelto, eccetera. Qui però, a differenza di quello che è successo con Aria, abbiamo la certezza, perché la HBO ha mandato online un video sul loro canale YouTube ufficiale, in cui i produttori dicevano sì, Jon sarebbe dovuto essere, diciamo, il salvatore del mondo, ma noi abbiamo deciso all'ultimo minuto che dovesse essere Aria a uccidere il Night King, perché in realtà sarebbe dovuto essere, diciamo, Jon. E quindi loro hanno proprio pubblicamente ammesso questa cosa, hanno nerfato Jon. No, ok. E tu ci rimani male perché dici, quindi lui aveva un'importanza incredibile e gli hanno tolto questa potenza che a livello letterario dovrebbe avere, o comunque che dovrà avere, perché i libri si fermano praticamente alla quinta stagione, quindi ci sono 3 stagioni che sono buche. Che i produttori hanno portato avanti. Ha senso fare una cosa del genere? Cioè, ha senso da parte di HBO dire sì, in teoria doveva essere così, ma noi abbiamo deciso colà. Cioè, non è meglio lasciare tutto nella foschia? Sì, sarebbe stato meglio, perché secondo me si sono tirati la zappa sui piedi da soli. Nel senso che hanno detto, intanto hanno fatto spoiler, perché hanno detto che, cioè, tra le righe hanno comunque detto e fatto capire che la loro è stata una scelta consapevole, nonostante le indicazioni fossero altre. E le indicazioni possono arrivare solamente dall'autore. E i libri non sono ancora usciti, mancano gli ultimi 2, quindi ci stai dicendo che dovrà succedere qualcosa che voi avete deciso di togliere, praticamente. Sì, è pure uno spoiler. È un mega spoiler, sì. Poi vabbè.
ci sono teorie che vanno avanti da anni, ormai sono 10 anni che stiamo aspettando sto sesto libro. Ma in sostanza, vabbè, qui il mio cuore, mi dispiace, va con Aragorn tutta la vita. Io però, Laura, mi permetto di dissentire. Per un semplice motivo. Secondo me, invece, questo è uno dei personaggi più coerenti all'interno di tutta quanta la stagione di Game of Thrones. Lui, dal suo punto di vista, non ha mai voluto fare il capo di niente. Quando lui diventa il capo dei corvi, ce lo mettono a forza e lui non vuole diventare il capo dei corvi. Capo dei forza. Sì. Lui non ha nessun interesse, cioè, te lo mostrano come un personaggio che già dall'inizio ha, da un certo punto di vista, accettato quello che è il suo destino di diventare guardiano della notte, perché in teoria figlio bastardo, e comunque lui mantiene questa idea concettuale per la quale lui sì si mette diciamo davanti agli altri come condottiero, come spadaccino, cioè lo fa più che altro per aiutare il popolo, ma non perché lui si ritenga il leader che deve comandare, cioè si ritenga colui destinato alla grandezza, semplicemente perché si rende conto che in quel momento, dal punto di vista diciamo combattivo, è la persona che meglio può affrontare quel determinato tipo di battaglia. Secondo me il finale invece è una delle cose più fighe, perché nel momento esatto in cui lui già dall'inizio lui scopre per caso di essere praticamente l'erede al trono, ma soprattutto la cosa più importante è che quando c'è il deponete le armi dei Lannister, nessuno se lo caga. E quindi lui lì capisce ancora di più che le uniche persone che lo hanno realmente amato, le uniche persone che lo hanno accettato, che lo hanno capito, che da un certo punto di vista non hanno avuto come lui niente nella vita, sempre considerate marginali, recluse, in questo caso figlio bastardo, sono i bruti. E di conseguenza lui va a vivere con i bruti, perché si rende conto che il percorso evolutivo che hanno avuto i bruti all'interno di tutta quanta la stagione è il suo percorso evolutivo. Semplicemente lui si rende conto che lui è stato a contatto col popolo civilizzato, volgarmente chiamiamola così, e ha capito che gli unici veri civilizzati sono le persone, sono quel popolo libero che realmente ha quei comportamenti che dovrebbe tenere di fratellanza, di solidarietà, quello che in teoria è il popolo che sta da quest'altra parte della barriera, ma che in realtà non fa altro che ammazzarsi tra di loro. Quindi secondo me, cioè, invece la sua coerenza, la coerenza che sta alla base del personaggio sin dall'inizio alla fine, è quello che secondo me lo porta a poi far apprezzare il personaggio a prescindere dalla sua fine. Aragorn è perfetto, cioè Aragorn è il mezzo tenebroso, l'uomo che non deve chiedere mai, destinato alla grandezza, che... Ma no, lui all'inizio, Aragorn non vuole diventare re all'inizio. Non vuole diventare re esattamente come Jon. La differenza è che Aragorn a un certo punto capisce che quello comunque sarebbe il suo destino. Quando riforgiano la spada, lui in quel momento si rende conto che quello è il suo destino. Cioè, quando lui va dal capo re degli spettri, ci va con la consapevolezza di essere il futuro re di Gondor. Non è che ci va perché ci vuole la spada. Ma lui è sempre stato. È un percorso che fa. Jon invece, quando, nonostante lui abbia la possibilità di diventare re dei Sette Regni, di poter regnare insieme a Daenerys, ok, metti caso che alla fine si sposano, eccetera, lui cosa fa? Potrebbe aiutare i bruti che tanto ama, che tanto adora e con cui tanto ha vissuto per un certo periodo, però in questo modo praticamente molla tutto, perché invece di poter diventare re e cambiare le cose attivamente, dice ok, no, me ne vado, basta, addio, ciao. Sì, è vero. Però è anche vero che lui non ha mai manifestato in alcun modo la volontà di diventare re. Cioè non gli è mai nemmeno, mentre comunque Aragorn, nemmeno il King in the North, però a un certo punto poi ha detto ok, va bene, mi chiamate tutti King in the North, ok, allora accetto il ruolo. E tra l'altro, se posso Jon Snow, vabbè, allora, Jon Snow mi triggera particolarmente. Ok, domanda, perché prima l'hai nominato, ma tu hai mai giocato a Warhammer? Allora, non ho giocato a Warhammer, ma conosco le miniature, conosco il gioco di ruolo, perché degli amici di Neat Games. Io giocavo alle miniature della Games Workshop del Signore degli Anelli, perché Workshop qui a Milano c'erano le miniature della Citadel e i colori del Signore degli Anelli insieme nello stesso negozio con quelli di Warhammer, quindi diciamo sì, che... non lo ricordo. Ok, va bene. A parte questo, allora, una cosa che a me piace molto è la gestione delle battaglie nei libri di Game of Thrones. Cioè, nel senso, secondo me Martin ci si è messo con molta cura nel rappresentare un modo in cui il mondo medievale...
e possono andare delle battaglie, che non è piamo sei draghi, li famo schiantare addosso uno con gli altri e finita la battaglia, ma ci sono varie cose e il ponte che viene bruciato per non far passare quelli che poi perdono tempo nel frattempo allora di là eccetera eccetera, e Jon Snow rappresenta l'anti-Martin, cioè dalla sesta stagione in poi ci sono solo battaglie in cui la strategia militare viene completamente mandata a puttane ed il generale delle armate è sempre lui. Non mi pare che Aragorn sia sempre lui, è sempre sì, lui. Sì, quello sì. Ma praticamente non ce l'ha mai un esercito Aragorn. Oh, Jon Snow fa delle battaglie, cioè la battaglia dell'ultima stagione, se tu vabbè, la guardi dal punto di vista militare dici ma com'è possibile che non si siano ribellati? Sono d'accordo. Io voglio dire una cosa per dare il mio voto. Io voto Aragorn perché da una parte ci abbiamo uno con le palle e dall'altra ne abbiamo uno senza. Ma che nel cazzo senso, vuol dire? Ma non è vero. Uno è schiavo della figa, l'altro no. Ma non è vero che è schiavo della figa. Vabbè, ma guarda che lui. Aragorn, ma che stai a dire? Ma non è vero. Jon Snow è una figa di legno. Non glielo dà. Jon Snow è. Non glielo dà e quella si incazza. La più grande maledizione di Jon Snow è l'amore per la figa. Tu non hai capito un cazzo. Ma non gliene frega un cazzo. Un grande problema, non gliene frega un cazzo. Vabbè, ma lo deve dire per forza. Certo, lo deve dire per forza. Oh, guarda che anche quando va a cagare, se non lo dice almeno tre volte quando va al bagno. Se nell'ultima stagione lei lo prova a baciare in due o tre occasioni e lui fa. Sì, perché ha scoperto che è. Cioè, però se fosse come sotto. Dici tu, se fosse come dici tu, dovrebbe ignorare. Però quella, è schiavo del familiare. Però, esatto. Fa molte cose per cui è succube della figa. E bravo, Robby. Contenti, No, sì, cioè, sì, sì. Se Jon Snow fosse davvero schiavo della figa. Se Jon Snow non fosse schiavo della figa, se non fosse schiavo della figa, gli va là e fa: scusa, chicca, sono io il legittimo re. Levati dei coglioni. E c'è solo una guerra civile. Ho capito, tutti sanno, tranquilla. Tutti capiscono che lui è il legittimo re. Ma non è vero. Ma cioè, sì, l'esercito di si è formato da Dothraki e Immacolati. Senti, ma che gli frega? Qua c'è loro uno con le palle, l'altro che c'ha le palle in combattimento. Per il resto è uno schiavo della figa. Ma per me è questo. Quindi allora, io voto Aragorn. Laura non se vuoi, quando parla Livo puoi anche mettere muto. Ma io voglio sapere che ne pensi. È schiavo. Sì, è schiavo della figa? Ma non è vero. Allora, a me non è piaciuto come l'hanno caratterizzato nell'ultima stagione, che appunto, vabbè, prendiamola sempre con le pinze, per la questione Daenerys Jon. Perché lì prima le dice di sì, poi le dice di no, poi le dice di sì, poi le dice di no, poi fa il ritroso. Dalle delle spiegazioni, non è che puoi scappare e fare quello che fa appunto il ritroso senza dare una motivazione, perché prima ci finisci insieme e poi fai finta di niente. Cioè, beh, scusami Laura, però funziona così. Però Laura, secondo te lui figa, comunque ma non è vero, cioè, secondo me per come ti è presentato il personaggio, il suo pensiero verso Ygritte è sempre presente, costante nella sua mente. Quando lui è stato costretto ad ucciderla. Aspetta un attimo, dai, però parliamoci chiaro, cioè, nel senso, l'ultima puntata della penultima stagione scopano. Ok. Vabbè, e ma che vuol dire? È stata messa da parte, ok? Vabbè, ma non è messa da parte. Ma un coinvolgimento fisico non è come un coinvolgimento. Ma che coinvolgimento fisico? Ci hanno messo una vita per avvicinare le cose. Gli dà le carezzine al drago. Ma che carino è dare carezzine al drago. Ma questo non supera però l'amore verso Ygritte che lui rivede costantemente. Ma quando? Questa è una tua idea completamente. Cioè, non lo so, Laura, tu pensi che sia questo il motivo? Laura, non ti sembra un personaggio molto più umano Jon Snow rispetto soprattutto perché cioè Jon Snow cosa c'entra? Allora, Jon Snow è più umano di Aragorn. Aragorn no, ma perfetto. Proprio a livello genetico. Quello è sicuramente più fallibile, ok? Più umano da quel punto di vista, più grigio, se vogliamo dire così. Sicuramente, bravo, però c'è anche un'altra cosa da dire. Jon, ok, è nato bastardo, ha avuto questa sfortuna, è finito nei Guardiani della Notte. Nel momento in cui vai ad arruolarti nei Guardiani della Notte, devi comunque rispettare dei giuramenti. Andando con Ygritte, lui questo giuramento l'ha infranto. Esatto, perché è schiavo della vogliamo figa. Comunque. Basta, non far ridere sto meme. No, non è un meme, è vero. È però voglio dire, cioè, alla fine lui comunque ha infranto quel giuramento che ha fatto. Ok, è vero, nella vita si può sempre sbagliare, eccetera. Però mi fai tanto poi nelle ultime stagioni quello tutto d'un pezzo che no, ok, con la zia no, perché no, non la guardo più, prima ci sono finito insieme, poi no, è la mia regina, eccetera eccetera,
poi però comunque con la brutta ci sei andato. Cioè, e non avresti dovuto. Adesso diciamo che il tuo giuramento da guardiano della notte si è sciolto, perché comunque sei morto e poi sei risorto. A parte il fatto che anche lì qualche domanda in più se la sarebbe dovuta fare. Però Laura, perdonami, in quell'occasione alla fine poi lo sai come finisce. Alla fine finisce, se scopa tutte. Mamma mia, è così. Cioè, dopo aver parlato con te, Laura non verrà mai più. Te lo puoi, se davi un altro po' pure Sansa veniva. se tu continui a parlare, Laura adesso se ne va per la disperazione di ascoltare. Vabbè, senti, dai, comunque in soldoni, andiamo avanti. Ma voglio parlare un attimo con Laura. Posso dire una cosa a Laura? Però Laura, scusami, nel momento esatto in cui lui va con la bruta, semplicemente perché si rende conto che effettivamente sti cazzo de bruti non sono queste bestie che erano state dipinte. Si rende conto che per l'appunto la visione che lui aveva di questo popolo era molto filtrata da quello che gli era sempre stato detto. Mano a mano che lui va avanti, fa la conoscenza di queste persone e si accorge come nel bene e nel male, pregi e difetti, sono persone come lui, niente di più e niente di meno. E questa secondo me è una cosa, un giuramento non ha clausole, non è che giuro di non far mai stata, a meno che quella però non mi piace particolarmente. Vabbè, comunque, bravo Max. Comunque allora, io voto Jon Snow. Allora, sono d'accordo su questa cosa, nel senso che brava Laura. Aspetta. Allora, lui infrange comunque questo giuramento, anche perché se torniamo appunto nei libri, ma anche in realtà nella serie TV, c'è il momento in cui lui e Corin il Monco rimangono insieme da soli e sono attorniati dai bruti. È chiaro che devono fare buon viso a cattivo gioco, quindi lui deve fingere di allearsi con i bruti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi finisce insieme a Ygritte, va bene, lì lo fa sempre per una questione di sopravvivenza. Poi però è chiaro che un po' se ne innamora davvero. E quindi lì viene comunque meno il suo giuramento e c'è sempre questa bilancia tra l'amore per Ygritte e il giuramento verso i guardiani della notte, perché lui cerca di essere comunque una persona onorevole. E perciò io comunque voto Aragorn. No, cioè, ma quindi Aragorn. Proprio per concludere, è schiavo della figa o no secondo te? Laura non rispondi, ti prego Laura, non rispondere. No, rispondi. Guarda in camera, fagli sì con la testa e fidati che lui è contento uguale. Guarda che secondo me... vero o no? Un po' sì, dai. Con Ygritte ti direi di sì. Con Ygritte ti direi un po' di sì, perché comunque per quanto dovesse un po' fingere, ma in realtà no, te lo sta dicendo perché non vuole più sentirti dire sta cazzata. Certo. Oh, allora, quindi mangi. 4-1? 4-1. E passiamo al terzo incontro. Hai perso. Oh, ve lo dico, stiamo qua a finale 2. Sì, infatti sbrigamosi. Allora. Questo è un personaggio che mi piace tantissimo, il signor Quercia. Questa l'ho fatta io. Laura, se vuoi ridi, questo non l'ho fatto io, puoi ridere, tranquilla. Questo è bello, questo. Cioè, c'è un tizio che c'ha comunque un bel naso, begli occhi. E poi, cazzo, quanto ama le querce. Allora, per favore, ma io non so perché sta qua lui oggi, vabbè. Comunque sia, visto che Maggi mi ha detto, guarda, io non so contro chi mette Daenerys, ok? E lo mettiamo contro il signor Quercia. Io ho detto, secondo me comunque sia Daenerys è anche lei una protagonista. Ovviamente Game of Thrones ha più protagonisti, proprio per come è strutturato, Signor Anelli un po' di meno. Quindi ho detto, vabbè, prendiamo uno dei protagonisti dello Hobbit, che secondo me ha un percorso abbastanza simile, cioè partono entrambi con... Amano tutte la natura. È molto intelligente come paragone questo. Grazie mille. Cioè, ci sta, capito, ci sta. Maggi? No, vabbè. Vai, il fumo. Ma non puoi farti mettere sta a parlare. Va bene, comunque sia, ovviamente, hanno entrambi un percorso simile, iniziano tutti e due con le migliori intenzioni del mondo, anche in qualche modo con una sorta di rivalsa contro delle ingiustizie subite, e finiscono poi però con l'essere totalmente accecati dal potere che man mano cominciano ad acquisire, e quindi diventano quello probabilmente per cui loro hanno iniziato a combattere. Molto secondo me potrebbero finire insieme. Io voglio dire, è un po' bassino lui, però voglio dire alla madre che ha sbagliato malamente a dire questa è una cosa intelligente, perché questa ce la ritroveremo per gli anni. No, è zai. No, perché adesso Francesco dirà la madre ha detto che ho fatto la scelta intelligente. Però è vero, cioè pensateci un attimo. Allora, sono due personaggi che hanno perso la propria casa,
Ok, quindi la quercia. C'entrano con c'entrano c'entrano comunque i draghi. Una li cavalca, quell'altro invece ha la casa che gli è stata distrutta da un drago. Cercano entrambi appunto di recuperare quello che hanno perso e sono consci del loro alto lignaggio, perché comunque sono di famiglie nobili in entrambi i casi, e poi entrambi hanno le treccine, quindi direi che sì, che assolutamente bello, il paragone è lecito. Sì. Ed entrambi finiscono nella follia, tra virgolette, tra molte virgolette. Prendiamo sempre la serie TV per quanto riguarda Daenerys. Thorin comunque non sta tanto bene quando vede il tesoro, quando riesce a rimettere le mani sulla propria casa, su Erebor, e si ritrova a vagare per le sale della montagna solitaria. E Daenerys, anche lei, sembra avere qualche velleità piuttosto guerrafondaia alla fine. Quindi in realtà sono stati accoppiati bene come personaggi. Secondo te chi è caratterizzato meglio tra i due? Chi è caratterizzato meglio? Thorin. Ti direi però Thorin. Però stai andando sempre contro Game of Thrones, eh? Ci sto facendo caso. Perché? Perché nelle ultime stagioni, raga, Game of Thrones, secondo me, non è il vero Game of Thrones. Sono assolutamente d'accordo. E... non sono i libri, cioè Martin è Game of Thrones. Quello che hanno scritto e hanno fatto i produttori, quello che hanno scelto di mettere a schermo, secondo me non è quello che poi vedremo, quello che poi leggeremo nei libri. Sono state delle scelte totalmente arbitrarie che poi sono state infatti riconosciute dalla stessa HBO. Comunque, la madre dei draghi è vota contro la madre dei draghi, è veramente scandaloso. No, comunque... Perché la reputa una fake. La competitor. Esatto, ce ne allora, può essere solo una. Esatto, è l'under. No, allora, la cosa è questa, infatti, perché io voterei Daenerys in totale perché l'evoluzione a me... cioè, è coerente, secondo me. Ci può stare. Il problema è che è troppo repentina. Cioè, io ho capito quello che volevano fare, l'hanno capito tutti. Cioè, ci può stare che lei alla fine impazzisca e bruci tutti, ma non come l'hanno messo in scena, okay? Troppo in maniera repentina, e questo, vabbè, l'abbiamo già detto mille volte. Quindi, effettivamente, mi ritrovo a votare il signor Quercia. Allora, io... che si chiama? Il scudo di Quercia. Torno. Tormir. Io Laura, vabbè, per me è il signor Quercia. Io Laura ti chiedo umilmente perdono per lui, scusalo perché non sa. Ma dai, l'Hobbit, dai, ma di che cosa stiamo parlando? Tu capisci Quercia. Noi che dobbiamo convivere, allora, Laura. Allora, io penso, da una parte, secondo me, i nani in generale sono la parte meglio riuscita dell'Hobbit, a mio parere. Cioè, ma già dall'inizio, cioè io mi ricordo quando loro cominciano a cantare davanti al fuoco, è una delle scene che mi è rimasta più impressa. E, cioè, una canzone cantata vita, una canzone all'interno di un film, non lo so, c'ho avuto proprio dei feels particolari in quel momento. E secondo me, a parte che ovviamente da sfogo a un meme leggendario, cioè i nani, cosa fai? Chat votate Daenerys. Perché l'hai interrotto? Hai perso comunque. Tra l'altro c'era un mio vecchio e carissimo amico di Warhammer, Quercione. Ligure, che diceva che i liguri sono come i nani perché hanno scavato troppo a fondo e con troppa avidità. Ed è molto vero, se andate in Liguria vedete che le montagne sono tutte traforate. Una volta c'ho una live sulla Liguria, però chi voti tra i due? Allora, ma c'è anche un drago in Liguria, quindi non lo so se l'hanno trovato. Secondo me se l'hanno trovato se lo tengono per loro, quanto fanno vedere. Okay. Sempre lo sto stereotipo che sono tirchi, eccetera, basta, dai. Va bene, comunque sia, a parte questo, Daenerys, io tolgo l'ultima parte che secondo me è abominevole, però a me Daenerys non piaceva tanto neanche prima, perché io la trovo troppo fortunata. Cioè, secondo me Daenerys è troppo fortunata. Lo so che sembra strano, però... 50 e 50. Guarda, magico, mi ha vincolato. Dai, ragazzi. Non ho parlato io. Bravo. Nella scenicità di Game of Thrones e anche nella verosimiglianza di quello che succede, Daenerys in più di una volta l'ho guardato e ho detto: ammazza, che culo. Cioè, addirittura questa. Ci sono calling. Sì, va bene, va bene. Ci sono troppe situazioni in cui che probabilmente anche. Proprio una volontà di Martin di farti vedere questo, cioè che, di farti vedere che comunque sia lei
risale grazie anche alla buona sorte, e fin tanto che è pura, che è perché poi bisogna vedere se effettivamente, se anche nei film, nei libri verrà corrotta, se improvvisamente questa buona sorte gli verrà non lo so. Ah, vabbè. Comunque il diciamo problema che sulla fortuna non sono d'accordissimo, poverina, le muore esatto, la mamma, manco secondo le muore me. Il fratello, le muore l'altro fratello, venduta come schiava sessuale, le muore il marito, è artefice del suo destino, esatto. È vero, però è tutto succede tutto nel pre Game of Thrones, o diciamo al massimo prima serie. Beh, durante la prima stagione, sì. Lei comunque riesce ad accettare il fatto di essere una... viene accoltellato dal tizio che ama, insomma, ok. No, ma non c'è bisogno di andare così lontano. Cioè, nella prima stagione, lei dopo un po' di forza accetta il fatto di essere la moglie di un Dothraki, perché comunque riconosce... È quello che ti sta dicendo. Quello che ti dopo sta la dicendo. Prima stagione. Dopo la prima stagione, però, comincia a avere una serie di... No, pure la prima stagione, che cazzo vuol dire? Di eventi che la portano man mano ad avere sempre comunque, più potere. Comunque, per me influisce pure la qualità attoriale dell'attrice, quindi voto il signor Quercia. Comunque sia, io voto Thorin. Quindi 1, 2, 3 a 1. 3 a 1 per Thorin. Per esempio... Devo parlare un attimo con l'altro, voglio parlare. Però, per esempio, nei libri... Leggendo l'Hobbit e leggendo comunque le cronache del Ghiaccio del Fuoco, io lì nei libri preferisco Daenerys, anche se il suo viaggio non si è ancora concluso, quindi vi dico fino a questo momento. Nel film e barra serie TV io vi dico Thorin, però. Io non cioè, l'ho letto. A livello cinematografico? Però. Ma guarda, l'Hobbit è anche corto, quindi fai anche la svelta a leggerlo volendo, quindi non è neanche troppo pesante, e, anche perché nasce come fiaba per bambini. Tendenzialmente, Tolkien l'aveva scritto per i suoi figli. No, ma è molto, molto semplice, molto veloce, lo fanno leggere anche nelle scuole, tipo alle medie o anche le elementari. E non ha gli stessi toni del Signore degli Anelli. Quindi se si parla di film versus TV, preferisco Thorin. Se si parla di libri, è chiaro che Daenerys è molto più caratterizzata dall'autore. Cioè, Laura, è chiaro, andiamo avanti. Un attimo, devo parlare con Laura. Vai. Laura. Dimmi, Maggi, dimmi. Dimmi. Di. Insomma, ok. Aspetta, no, è sparito l'audio. Che è successo? No, non è colpa tua, è Livio che è scemo. L'ho mutato. I soprannomi aumentano ogni minuto sempre di più, eh. Prega che non esca quella. Allora, Laura, sto dicendo, nel momento esatto in cui tu, per tutta non quanta la tua... mai questa... No, ma io sono veloce. Tu sei dire. Veloce, nel momento... Ma non... Vai, nel momento esatto in cui per tutta quanta la tua esistenza, ok, hai cercato di portare a compimento quello che era il destino che da un certo punto di vista ti eri prefissata, quello di arrivare finalmente al trono che teoricamente, nolente o volente, ti spetta di diritto, scopri che il tizio con il quale sei stata in realtà non è Jon Snow ma è il legittimo erede al trono, scopri che tutte quante le persone che sono lì intorno a te a un certo punto incominciano a vacillare perché non ti considerano più il futuro regnante, ma sei semplicemente adesso oramai di ripiego. Sanno che hai un drago, quindi hanno paura di te, ti temono per via del drago, ma non ti rispettano come persona. Ti muore l'unica amica che hai, perché in tutta quanto la serie, le 8 stagioni, hai avuto un'amica sola e gliel'hanno decapitata. Ti cade il mondo addosso, incomincia ad avere tutti i contro. Io credo che l'impazzimento sia qualcosa di assolutamente legittimo, per quanto non possa essere piaciuto. Alla fine lei fa quello che fa perché si rende conto semplicemente che dal suo punto di vista, oramai deviato da tutte queste variabili che ti ho detto prima, non può fare nient'altro che ammazzare tutti e fare tabula rasa per poter ricominciare da capo dal suo allora, punto di allora, vista. Allora, aspetta, dico solo sta cosa, Robby, dico solo forza. Sta cosa e poi andiamo avanti. Spiegami per quale motivo, ed è una domanda retorica. Sì. Quindi non mi devi neanche rispondere. Per quale motivo non vado ad ammazzare subito Cersei? Andiamo avanti. No, ma aspetta, qui posso aiutare Maggi. Allora. Ma come posso aiutare Maggi? Ma perché Laura è una persona brava, Laura, io lo so che ma aiutarti brava. Perché c'ha dei problemi psichici, sì. Simpatico. Vai Laura, prego, perdonalo. Allora, in sostanza io sono d'accordo, empaticamente sono d'accordo, perché se tu provi effettivamente a metterti nei panni di Daenerys, tutto quello che ha subito, tutto quello che ha passato, le ammazzano questo, le ammazzano quello, le ammazzano quell'altro, rischia di non essere, cioè tutto quello che ha messo in piedi fino a quel momento viene meno nel momento in cui scopre che lei non è l'ultima Targaryen esistente al mondo, ma c'è qualcun altro che dovrebbe regnare al posto suo, è chiaro che 5 minuti le possono girare.
io cerco sempre di mettermi nei panni dei personaggi, che siano di serie TV o di film o di libri. Poi è chiaro che con Daenerys è anche più facile perché comunque abbiamo i suoi POV. Quindi Martin, quando scrive, non scrive in terza persona, scrive in POV, quindi point of view. Sappiamo esattamente quello che pensa ogni singolo personaggio ogni volta che cambia. Quindi quando c'è Tyrion parla Tyrion, quando c'è Daenerys parla Daenerys e così via. Ora, il problema è che quando lei va ad ammazzare la gente alla Prodo del Re, torniamo al solito problema di prima, ovvero che la solita HBO ha rilasciato un altro video in cui, e poi ci sono stati altri video in cui si parlava del fatto che in realtà l'attrice Emilia Clarke non sapesse cosa stesse recitando, diciamo, come scena, perché lei era ovviamente ricoperta da green screen, quindi lei sapeva che si trovava su Drogon e stava cercando di dare fuoco alla Fortezza Rossa, dove all'interno c'era Cersei. È venuto fuori in sostanza che dagli script Emilia Clarke non abbia ricevuto degli script con scritto Daenerys va da Prodo del Re e cerca di dare fuoco a tutta la popolazione. Lei era convinta di dare la caccia a Cersei. Quindi anche lì c'è stato senso. Un problema che avrebbe avuto un sacco di senso. Quindi anche lì c'è un altro problema, per cui noi possiamo parlare ovviamente della narrazione a livello televisivo della serie TV. Ma dobbiamo fare un passo indietro purtroppo, perché la stessa attrice non aveva idea di quello che stava facendo a livello proprio della scena. E quindi lì sono stati produttori, gli sceneggiatori che hanno deciso qualcosa per il suo personaggio, arbitrariamente. E quindi, se ci pensate, viene meno quella coerenza narrativa interna che dovrebbe avere un libro o un film se è scritto dall'autore, perché l'autore pensa a un punto A iniziale del viaggio dell'eroe classico di Fögler fino alla fine, quindi fino al punto B, come avete detto prima che ho sentito che parlavate di Frodo. In questo caso il punto finale è praticamente un accrocchio di fili, come quando vi si mischiano le cuffiette che non si capisce più niente, perché sono stati i produttori che hanno cambiato le carte in tavola all'ultimo. Sono assolutamente d'accordo, doveva andare direttamente. È un po' più casinata come cosa. E tra l'altro, secondo me, l'HBO è arrivata lì e ha detto: ci abbiamo un po' troppi personaggi che devono fare la festa a Cersei. Allora, o aggiungiamo le Cersei, oppure dobbiamo inventarci qualcosa. Comunque, dai, andiamo avanti. Io ho capito che in realtà la madre ha un odio profondo non verso il finale del Trono di Spade, ma verso la HBO. Lei, se potesse, con un Death Note scriverebbe tutti i nomi dei produttori. No, beh, allora, se guardi il film di Death Note, basta scrivi HBO e morono tutti. Tanto c'è bisogno di un nome specifico. Allora, andiamo avanti, prossimo. Vai. Ah, allora, questo scontro apparentemente potrebbe sembrare banale, perché nel senso queste due persone potrebbero non avere nulla in comune tra di loro. In realtà, quello che secondo me, il motivo per quale ho scelto di fare questo versus particolare, il filo conduttore, o quantomeno il punto di partenza per cercare di decidere chi dei due è caratterizzato meglio, è che per un periodo abbastanza importante e centrale di entrambe le saghe, loro sono quello che si può definire uno stratega militare. Due battaglie fondamentali, sia da un lato che dall'altro, in cui loro sono coloro che gestiscono tutta la parte che c'è di tattica per cercare di non soccombere al nemico. Da un lato, pratica per te la tattica è guarda est. No. È l'attacco a che quella lui arriva dopo. Ah no, ok. È la difesa di Minas Tirith. Ah, va bene. Non va benissimo. Vabbè, ho capito. Però vabbè. Ma so 4 milioni di orchi, ma che cazzo deve fare da solo, povero? Cioè, nel senso, vedi, no, ma, Laura, non ti è piaciuta questa cosa? Chiedo perdono, Laura. No, ci può stare secondo te? No, come idea di base, cioè nel senso, perché comunque sono due personaggi che... Vabbè, allora, secondo me la cosa migliore tra questi due è che sono due personaggi fighissimi e sarà difficilissimo, almeno dal mio punto di vista, difficilissimo scegliere. Vabbè, ok, però c'hanno una cosa in comune, entrambi hanno cercato di gestire una battaglia fondamentale per non soccombere, cioè quello è il punto di partenza. Allora, il problema qua secondo me è che Tyrion è diviso in due parti, cioè il Tyrion delle prime stagioni secondo me gli dà in culo. Per quanto è fatto bene, cioè Tyrion secondo me è uno dei personaggi fatti meglio in assoluto nelle prime stagioni, fino alla quarta, quinta. Appena gli cresce la barba diventa un coglione. Ma scusa. È un problema di barba. E cambiano tra l'altro anche il doppiatore in italiano. Quindi è proprio un cambiamento. Sì. Ma perché è morto?
Lo so, capito. Quello là gli dava l'intelligenza. Ok, vabbè, è una tua idea. Vabbè, da quando si sposta la prota del re diventa un coglione nella serie. Quindi è difficile. Ma io non sono d'accordo. Secondo me è palese. C'hai un personaggio veramente assurdo. E poi dall'altra parte, vabbè, c'è un'icona. Cioè, Gandalf è fighissimo. Sono due personaggi prorompenti, cioè, sono forti. Non lo so, però, sì, però il problema di Tyrion è che cala. Ma non è quello, è quanto se più... non calasse voterei Tyrion. Ma che il fatto che siano fighi nessuno mette in dubbio, ma quanto incide più uno all'interno della narrazione rispetto agli altri? Secondo me Tyrion incide molto di più per il semplice fatto che oltre a vederlo all'interno... No, ma non è... Che cazzo stai a dire? Ammazza. No, scusa, cioè tutta cioè, la parte... Cioè, non credo che ci sia un personaggio in Game of Thrones che incide più di Gandalf nel Signore degli Anelli. Cosa? Forse avrei messo Tywin contro Gandalf. Che a quel punto, a livello strategico, però a un livello molto più alto, cioè... Allora, io qua, vi dico la verità, voterei Tyrion. Perché però in realtà... oltre il tuo odio verso la HBO. Ha detto Tyrion. Ha detto, no, Tyrion. Ha detto forse. Te. Ha detto forse. Vabbè, ma ho capito, la lei la contentabile. Sa che sei. No, vai, no, Laura. No, dico che qua voterei Tyrion. Perché in effetti Gandalf a livello militare, tra virgolette, ok, lui combatte. Però una cosa che ho sempre trovato un po' difficile da digerire fin da piccola era il fatto che, essendo una cavolo quasi di divinità Gandalf, perché è un Maiar, voglio dire, non è proprio il primo hobbit che passa della contea, mi sono sempre chiesta, ma perché usa la magia così poco? Cioè, ok, a un certo punto va a salvare i soldati che arrivano da Osgiliath, che si sono scontrati con gli orchi di Mordor, accende il bastone contro i Nazgûl che stanno arrivando, e poi in realtà la magia, sì, lo vediamo usarla poco. Allora, cioè, io credo... mi aspettavo qualcosa di più. Viene descritto come classico stregone, col cappello a punta, ok, fammi vedere un po' più di magia. Sono d'accordo. Allora, io credo che sia stata una scelta per avvicinare il grande pubblico, nel senso, secondo me, un'ambientazione molto low magic fa sentire più a suo agio la gente non affine. E quindi, se, che ne so, cioè, capito, se mia madre si guarda il Signore degli Anelli e vede una magia ogni 10 minuti, secondo me si stranisce. Se ne vede una a film, dice vabbè è come una cosa particolare, pure una Game volta. Of Thrones è più o meno così, dai, ci può stare. Però Game of... oddio, effettivamente anche in Game of Thrones, ad esempio, cioè, fino a parte le ultime Hammer, due c'è poca magia altro. No, beh, con cui ce n'è molta Hammer, di meno fanboy. Cioè, nel senso, soprattutto per tutto quello che riguarda le Isole di Ferro, cioè i personaggi sono molto trasformati per essere normali. Di normale ci avrebbero poco in teoria. E, però sì, boh, non lo so, però credo che sia un po' una scelta di questo tipo. Se no, l'alternativa non... Vabbè, io voto Tyrion. Ok. La madre vota Tyrion. Sei scemo? Sto guardando la chat. Madonna, ma non ti va bene niente. Perché però la chat ha votato Gandalf. Vabbè, ma ho capito. Ma tu hai il tuo voto, la chat ha il suo. Cioè, non è che devi imporre no, il perché tuo voto. Hai vinto uguale. No, perché ci sono dei miliatoriani, è quello il problema. Lo so. Questi sono dei problemi grossi. Non ci stanno i miei oggi, tu? Infatti, è quello il problema. Vuoi votare? Ma io ovviamente voto Tyrion. Ovviamente voto Tyrion. E ti sorprenderò perché voto Tyrion anch'io. Attenzione, quindi è un 4-1. Perché Tyrion è il prototipo di personaggio che vorrei vedere in qualsiasi serie TV che guarda. L'unico problema è che cala. No, però è proprio quel... Però la prima parte quella, è troppo forte. Quella manipolazione, secondo me. Quel modo di creare i plot twist nella saga data dalla programmazione. Sì. Cioè, mi piace un sacco. Andiamo mi piace avanti. Un sacco. Questo questo era banale, questo Laura, questa, a parte che si chiamano no, uguale invece e quindi dico, no. Invece ti dico una cosa, c'era un Bravo altro versus che io mi aspettavo, che invece non avete fatto. Ma è spoilerabile? No, mi piace non sì. Avete fatto, perché tu che cazzo stavi facendo in quel momento? Che cosa? No, però sono... Cersei contro Sauron. Cioè,
No, no, c'è un versus che sarebbe stato molto carino, secondo me. Dillo oramai. C'è un attore in comune tra le due. Tra le due saghe. Vabbè, quindi annappia l'attore per far versus. E fa ride, però lo stesso attore. Sì, lui vuole far meme. Lui vuole solo farci assenso. L'obiettivo è il meme. Allora, Laura. Boromir. Vabbè, perché Laura. Laura, nel senso, qui l'idea alla base concettuale penso sia abbastanza ovvio. È l'amico buono. Nel senso. Il non combattente, da un certo punto di vista, il non combattente, che è l'aiutante del protagonista, se così si può dire, e che fa un po' la parte di colui che deve subire tutto il peso del non poter essere utile in determinate situazioni e che sa benissimo che magari la battaglia non è il suo campo d'azione e che cerca di trovare la sua via per sopravvivere in un mondo di guerrieri utilizzando altre strade alternative. Tutta la vita Sam Vise Gamgee. Tutta la vita? Ma tutta la vita proprio. Porta il portatore dell'anello fino alla fine. Cioè Sam è quello che fa sempre forza a Frodo, anche quando Frodo è depresso, che sta lì, che si guarda l'anello, non ce la faremo mai, non ce la faremo mai, no padron Frodo ce la possiamo fare, tu ce la puoi fare, noi lo sappiamo, contiamo tutti su di te. E alla fine quando Frodo non ce la fa più, arrivato al Monte Fato, Sam cosa fa? Tutto sporco, lercio, si carica Frodo sulla schiena e se lo porta fino al Monte Fato. Mentre quell'altro invece sapeva della questione di John, che era un Targaryen, e non gliel'ha detto subito. Gliel'ha detto proprio così, senza neanche un po' di tatto. Guarda, però buono un attimo, devo farle parlare con la mia amica Laura. Laura, mi permetto di dissentire. Questa è una dittatura. Nel senso, secondo me invece il personaggio di Sam è un personaggio... Ah beh, il personaggio di Sam. Sam Tarly, perché l'altro lo chiamo Sam Vise. E secondo me invece ha delle sfaccettature molto più grigie. Cioè, da un lato, quel povero uomo è stato sempre considerato una nullità, emarginato per il peso, perché è un inetto, perché non sa combattere, perché è inutile. Ha supportato... Morboffo, sono d'accordo. Ha supportato tutta una serie di angherie, considerato anche secondario dalla famiglia, che lo in qualche modo lo rifiuta, lo rigetta, perché comunque non lo considera degno di possedere quel cognome. Un po' come te. Sì. Per tutta quanta le stagioni, tu vedi che comunque lui subisce passivamente questo tipo di angherie che riceve, perché sa che non ha purtroppo effettivamente il coraggio o la possibilità di potersi ribellare. Però secondo me la cosa bella del personaggio è che poi lui alla fine, nonostante le botte che prende morali, cerca di trovare la sua via e la trova alla fine, capisce finalmente qual è il modo che ha lui per far valere che è far vedere che è una persona che vale, far vedere che comunque anche lui tu può dare il suo Allora io posso dire, però a parte il fatto che non è che una plot armor grossa come una casa Sam Tarly comunque. No, aspetta Laura, scusa, stavo pensando a come uccidere Livio su RGP, stavi dicendo? Su RGP, ma che cazzo è? GRP. Scusa Laura, questo è perché stare con Livio, questo è il potere di Livio. Distruggerti la mente, dimmi Laura, scusami. No, dicevo che Sam Tarly comunque ha una plot armor enorme, grossa come una casa, perché abbiamo detto che è un inetto, ok, ma lui alla fine non riesce comunque a imparare a combattere, nonostante tutte le botte che prende, che uno si aspetta che, fa vedere che rispetto all'inizio si sveglia. Giovandalo, è importante che sta dicendo Laura, è proprio questo, cioè, sì, visto ma che se tu... lui è un inetto, esatto. Se prima che dovrebbe morire. Lui sopravvive all'ultima battaglia, ve lo spieghi. Ma guarda che la già passa da prima, tutto il tempo. Dai, lui ammazza un estraneo. Lui. Vabbè, col coltello. Ma dai, su. Cioè, nel senso, comunque, te posso dire, non è che devono essere forse tutti grigi. Ma lo uccideva anche Maggio. Cioè, Sam è l'amico che vorrebbero avere tutti. Sam Vise, dice. Sì, Sam Vise. E funziona. Cioè funziona, non deve essere per forza tutto grigio. Cioè, ma non è quello un personaggio fatto per essere figo. È Claudio. Io, sì, è vero. È un personaggio fatto Io voglio dire una cosa. Quell'altro invece me... è uno che subisce, povero. Sì, che tu ti empatizzi, io dice cazzo, sì, ma guarda come lo trattano male. È troppo a plot armor. Cioè, allora, o non gliele fai fare quelle cose, o se gliele fai fare... Esatto. Allora, io voglio dire una cosa molto importante. Esatto. Tutte e due mi stanno sul cazzo. Però comunque voto Sam.
Ammazza, ma sei proprio un comico. Cioè, ma cioè, guarda, è uguale, no, Laura, è Laura, questa era la sua gag. Era, sì, cioè, lui sì, però è vero che mi stanno tutti e due sul cazzo. Bravo, Meta. Vai contro i media. Ci stanno tre mediatoriani. Voterò media, il Sam di Lotr. Ok. Voterò Sam perché, perché il Sam di Got mi sta più sul cazzo. Ezza. Certo. Va bene. E vai, mi sta sul cazzo. Non ci posso maledetto, Zadu, sei un altro. No, io sono d'accordo ridere, comunque. Cioè, non puoi mettere... Allora, se mi fai vedere Samuel Tarly, che fa tutto un percorso, per cui lo vedi all'inizio, poverino, che viene picchiato, viene preso in giro e ok, dai Guardiani della Notte, e speri che a un certo punto lui abbia una sua rivalsa personale, no? Che quindi impari a combattere, eccetera, eccetera. Gli va di culo, ma proprio buccio di culo, che riesce a uccidere un estraneo in un momento in cui l'estraneo era ovviamente girato di schiena, praticamente, però quello era un combattimento, tra virgolette, neanche combattimento, uno contro uno, in cui l'altro era distratto. Nel momento in cui me lo metti fuori dalle porte di Winterfell, di Grande Inverno, attorniato da nemici, non si sono salvati quelli più potenti, che erano Jorah o per esempio Ed l'Addolorato, altro suo compagno di Guardiani della Notte, e mi si salva Sam, che è lì con la spada in mano, non sa che cazzo fare. L'Addolorato è il personaggio preferito dei Maggi. Beh, è un personaggio che nella sua secondarietà ha potuto avere una morte decorosa. Ok, mi fa troppo ridere, me lo immagino, fa come anche l'alchimista. Che l'alchimista come si chiama l'alchimista di Qyburn. Qyburn, sì. Muore come si muore in Game of Thrones, passa di là, sì. Ci stanno due montagne che si stanno per picchiare, uno lo prende, lo sbatte al muro, bah, spappolato, fine. Sam è come Majin Buu, esatto. Andiamo 4 avanti. 4-1 Majin, schiacciante. Oh, questo, minchia, questo è bello. Vai, Livio, parla di quella sinistra. Quella sinistra, bella biondona. E io direi che, cioè, questo sembra quasi bionda. Allora, senza. Qua per me sarà una sfida tra chi è più scopabile. Ma no, fai come vuoi. Io darò il voto a chi è più scopabile. Fai come vuoi. Allora, Laura, perdona, mi stavo scrivendo, non dare retta a Livio. Allora, l'idea alla base del combattimento, della caratterizzazione del versus tra Sansa ed Eowyn è che comunque da un certo punto di vista loro rappresentano quella che potrebbe essere una rivalsa, riscatto femminile nei confronti di una società maschilista. Una società, in entrambi i casi... Sei fatto proprio le pippe facendo sti... Ci fanno così versus. Lascialo stare, dai. La rivalsa. Vai, fammi parlare con Laura, non ti vuole ascoltare, lo capisci? Laura non vuole ascoltare. Un mondo prevalentemente maschilista. Non è un mondo maschilista quello. No, di... no, sì, però ah, okay. Laura, è un mondo prevalentemente maschilista. In teoria, entrambi i personaggi, diciamo, il punto di partenza per fare questo versus è che comunque loro, nonostante il fatto che non vengano considerate per quelle che sono le loro abilità e competenze, più pisellabile Sansa, riescono comunque alla fine a prevalere su quello che è un mondo dominato dagli uomini che non le considera, e di conseguenza ognuno ha un momento, ognuna delle due ha un momento fondamentale nel quale poi alla fine si vede che riesce finalmente a dimostrare il suo valore e a far vedere che in quell'occasione lei sa fare, tra virgolette, le cose meglio di come le facciano gli uomini. Non t'ho convinto? C'hanno tutte e due un po' il mento a culo, comunque. No, l'idea di ha convinto? Il discorso ci stava del mondo maschilista, sicuramente. Il problema è che... io detesto Sansa. E vabbè, però non va bene così. No, o detesti Sansa o sei una brutta persona. Allora, aspetta. Il fatto che Sansa, cioè che un personaggio sia detestabile, non vuol dire che sia caratterizzato. No. Il problema è che qua, sempre nelle ultime due stagioni, cioè, passa ad essere imbecille e poi cercano di farla diventare la più intelligente. Esatto, e questa cosa è una cosa inaccettabile. Esatto, cioè, scusate, ma lei sapeva dell'arrivo ipotetico dell'esercito della valle, a cui aveva chiesto aiuto perché ovviamente Robin Arryn è suo cugino, però a Jon non dice niente, quindi Jon va praticamente al massacro con l'esercito del nord raccogliticcio contro praticamente quelli di Ramsay Bolton, e rischiano di prendere le scopole solo perché lei non ha detto niente.
Sì, vabbè. Per di più, alla fine lei, poverina, chissà come mai riesce a diventare regina del nord, mentre tutti gli altri stronzi invece no. Asha Greyjoy, che aveva fatto un accordo con Daenerys, allora pure lei aveva ipoteticamente il diritto di diventare regina delle Isole di Ferro. Ah, e invece, guarda caso, i regni diventano sei. Oh. È la cosa più brutta, cioè, della puntata finale, secondo me la cosa più brutta è... Però noi no. Vabbè, però, ok. Però, c'è. Allora, c'è il principe di Dorne. C'è il principe di Dorne. Ok, il principe di Dorne. Che. Delle isole di ferro. Che pure, no, ma lascia stare le isole di ferro perché comunque sia sottomesse, cose. Ma il principe di Dorne si faceva i cazzi sua pure prima. Arriva lì. Inizia che fa un po' il no, il però Maggi. Non lo so, perché questa Paul cosa Maggi, non mi piace sì. molto. Che stiamo decidendo qui a tavolino perché comunque sia. Poi alla fine si fa convincere, a un certo punto c'è la tizia e fa, no però noi no. E lui fa, vabbè, alla manco io. Cioè, se fossi stato io il principe di Dorne, dici, ah, lei no, vabbè, alla manco io. Ma non c'è tutto il passato che porta invece, ma che passato, semplicemente quel personaggio non è caratterizzato e quindi non ha diritto di dire una frase. Ma perché nel nord ci sono state molte più battaglie cruenti, più morti. Ma sti cazzi, il nord fa parte dei sette regni da molto prima di Dorne, ok? Quindi se c'è una persona che è legittimata perché prima non lo erano, è più Dorne del nord, ok? Se ma a parte il fatto che quando è arrivata Daenerys al nord, ok, hanno reso Daenerys praticamente un palo in culo perché era noiosissima e antipatica, però nel momento in cui vedi che c'è una minaccia che sta per arrivare da oltre la barriera, che praticamente ormai è a pezzi, e sono dei non morti, cioè stiamo parlando di non morti, la tua unica salvezza forse sono dei draghi, perché le persone normali probabilmente contro dei non morti morirebbero, e ti fai anche i problemi ad allearti con Daenerys, che è l'unica che è venuta fino al nord per salvarti le chiappe. Cioè, fino a prova contraria, lei è lì con tre draghi per salvarti. Però, Laura, in quell'occasione ti viene caratterizzato il personaggio dicendoti che comunque lei è schiva nei confronti di Daenerys perché... sente puzza di bruciato, tra virgolette, perché percepisce che in realtà l'intento di Daenerys non è tanto quello di stare lì per salvare. Sansa non percepisce un cazzo, inizia a percepire tutto. No, ma non è solo quello, è che non te l'hanno fatto vedere. Cioè lei arriva, si conoscono per la prima volta, si guardano e a Sansa già gli è stato il cazzo. Cioè, allora, o vogliamo fare che io so queste cose, no? Sono più... Questo è per rifarci alla cosa di Maggi. Ovvero, le donne che hanno la propria rivalsa in un mondo maschilista, loro c'hanno un sesto senso. Vabbè. Ma se avessero voluto fare una cosa intelligente, ma veramente una cosa... Vince Eowyn. Un po' sneaky, se avessero voluto davvero rendere... Sansa una creatura di Cersei, come ho sentito parlare in giro, come ho sentito dire, visto che Sansa ne ha subite di ogni e dovrebbe essere diventata furba, se fosse stata davvero furba, nel momento in cui Daenerys è arrivata al nord a Grande Inverno, lei le avrebbe detto grazie mille che sei venuta a salvarci, aiutaci per favore, sei la nostra salvatrice. In quel modo vai a fomentare Daenerys e non vai a fartela nemica, perché se ti fai nemica una con tre draghi, intanto prima vedi come va a finire questa guerra con dei non morti, perché magari Daenerys potrebbe pure lasciarci le penne. E a quel punto non te ne frega niente, hai risolto il problema. Esatto, voglio dire, arrivano i non morti. Allora, se vince Daenerys coi draghi, il tuo popolo comunque può sopravvivere. Può sopravvivere se vuoi veramente essere la paladina del tuo popolo, perché stiamo parlando di non morti. Se vincono i non morti, muori pure tu. Quindi ti conviene ti fare per Daenerys coi suoi draghi. Poi magari appunto durante la battaglia Daenerys ci lascia pure le penne, magari ci lasciano le penne pure i draghi. Però se ti allei con lei, di sicuro hai più possibilità di sopravvivere tu e il tuo popolo rispetto se vincessero il re della notte e i non morti. Ma anche perché stiamo parlando di cadaveri ambulanti, voglio dire, dovrebbero cagarsi addosso, scusate. Sì, ma poi tu sei l'unica che non può andarsene da lì. Cioè Daenerys, se rosica, se ne va, perché non è casa sua. Te se rosichi, stai comunque a casa tua e stanno arriva comunque non morti. Cioè, non è che dici là me ne vado. Non ha senso. Va bene, dai, comunque andiamo un po' più veloci. Ok, va bene. Allora, Eowyn, secondo me, c'ha soltanto la situazione cringe del ma io sono una donna, sacche, cioè, che per favore. Tipo, me ricordi il Relic Hunter, una cosa del genere. Lì c'era una profezia, in realtà. C'era una profezia all'interno dei libri di Tolkien. In realtà c'era
una cosa che era stata detta tempo prima, che quindi aveva profetizzato la morte del re dei Nazgûl per mano di una persona che non fosse un uomo. Ok, quindi in realtà c'era. Poi ovviamente è stato utilizzato per capito, cioè, farlo fare da Eowyn. Però Eowyn, per quanto riguarda il Signore degli Anelli, è il mio personaggio femminile preferito. Tra Galadriel, Arwen ed Eowyn, io ho sempre tifato Eowyn. Sì, sì, ci sta, ci sta. No, ma infatti, cioè, a parte quella cosa, comunque sì, poi appunto a me come a te, cioè Sansa proprio io l'ho odiata. Da quando muore il Metaluvo in poi, per me è proprio una croce su allora, Sansa. Allora, madre, chi voti? Eowyn tutta la vita. Eowyn pure io. Maggi? Sansa. Vabbè, per me è palesemente più scopabile Eowyn. Ah sì? Ma dicevi prima con la chat Sansa, hai cambiato idea? Sì, ho cambiato idea, okay. Perché comunque, dai, la un chat, po' di caratterizzazione. La chat è Eowyn, 4-1. 4-1, Maggi, bravo Maggi. Stai predicando nel deserto, mi dispiace. Prossimo! Ma alcuni... Oh, ecco. Allora, qui vince il mastino, punto e basta. Adesso decidete voi, facciamo le argomentazioni. Qui tanto vince il mastino. Vabbè, l'idea alla base di questo scontro è che per l'appunto... Se ne frega il cazzo. Loro sono un po', diciamo, la rappresentazione della forza bruta, da un certo punto di vista. E oltre ad essere la forza bruta, scopri però che sotto questa corazza c'è comunque un cuore pulsante che poi porta semplicemente a farti vedere che non bisogna giudicare le persone sulle apparenze o su quello che è il loro modo di mostrarsi, perché quello che tu vedi è semplicemente una corazza che una persona ti mostra per cercare di nascondere quelle che possono essere, di proteggere meglio quelle che possono essere delle sue debolezze. Dice, non so, mi verrebbe da dire, no, un po' un bruto dal cuore d'oro, una cosa del genere. No, Laura, non t'ho convinto? E il problema è che il mastino uccide Razia, Gimli non lo fa. Gimli comunque è una personcina a modo. Quindi bisognerebbe trovare in realtà qualcuno del Signore degli Anelli che non è una bella persona come... cioè, che non è una brava persona. Che però alla fine riesce tutto sommato un po' a redimersi, un po' a cercare di fare cose per il bene. Sì, perché... diciamo che ci sono più personaggi quanto buoni... nel Signore degli Anelli che in Game of Thrones, cioè... sì, ma perché è molto più netta la distinzione, esatto, tra bene e male. Esatto. Gotte, invece però nel senso, vabbè, per esempio, se tu dovessi semplicemente paragonare questi due personaggi per come sono caratterizzati, per la loro coerenza e per come si sviluppa quella che è la loro storia all'interno delle due saghe, come quale ti ha impressionato di più, quale ti piace di più, quale non ti ha convinto, quale ti è rimasto più impresso? Allora, io sceglierei in questo caso il mastino, ma più, brava, che altro perché, ma più che altro perché il... è struggente perché Gimli, il mastino. Più che altro perché Gimli, di Gimli ne sappiamo veramente poco. Cioè, di Gimli e Legolas, come coppia poi di avventurieri, perché alla fine di tutto vanno e partono per conto loro, insieme, è difficile sapere qualcosa. I personaggi di Tolkien sono... molto meno caratterizzati, certo, sai molto meno della loro psicologia, mentre invece dei personaggi di Martin ovviamente sì, anche perché sappiamo tantissimo sia grazie al fatto che il libro va avanti per punti di vista, quindi sai quello che pensano i vari personaggi, sia anche per il fatto che ci sono molte più descrizioni delle azioni e degli umori dei personaggi stessi. Dei personaggi nel Signore degli Anelli è un po' più difficile, cioè sembrano sempre tutti molto su un piedistallo, tutti molto lontani, molto eterei, che da una parte può essere bello, ma dall'altra ti rende un pochino un po' più grande il distacco fra il lettore e il personaggio, perché magari vuoi empatizzare ma non lo riesci a capire. Sì, però vabbè, qua ti farei per il mastino. Allora, scena finale del mastino, voto anch'io il mastino. In generale mi è proprio piaciuto come personaggio dall'inizio, e Gimli secondo me ha alcune delle scene più divertenti del Signore Anelli. Sì, è un personaggio divertente, cioè no. Secondo me la sottotrama comica di Gimli è riuscitissima, cioè quando fa i nani sono temibili sulle brevi distanze, e quando si fa lanciare ma non dirlo all'elfo, e, non lo so, a me veramente è una di quelle comicità che alla fine sono delicate, non vanno proprio a buttare tutto quanto in caciara, e però ti strappano un sorriso anche in situazioni in cui insomma la gente muore, e quindi non è che ci sia troppo da ridere. Però il mastino è... Io sono d'accordo, il mastino è una delle poche storyline che finisce decentemente. Anche nella serie.
Sì, prossimo. Perché comunque era giusto che combattesse contro suo fratello. Esatto, poi assolutamente anche nelle fiamme, sì. Figo, figo, molto figo. Prossimo. Oh, ecco perché non abbiamo messo Boromir prima. Sì. Perché l'abbiamo messo adesso. Allora, Laura, l'idea alla base di fare questo scontro è che per lo, diciamo, per lo più c'è un momento turning point in tutti e due i personaggi che, diciamo, può essere visto con quella che è, da un certo punto di vista, la loro, chiamiamola, redenzione. Mi spiego meglio. L'idea alla base è che, per l'appunto, da un lato hai Jamie, che per l'appunto capisce che in realtà quelli che lui ha combattuto per tutta quanta la vita non sono veramente i nemici che meritano di essere combatti, tant'è che lui poi va alla fine pure al nord a far nottata. E di là, poi alla fine, Boromir è colui che comunque si sacrifica quella che è la propria vita, per, dopo aver fatto una mezza cazzata, e capisce che comunque la compagnia e quello che stanno facendo ha un significato ben più profondo di quella che era la sua, diciamo, ambizione personale. Diciamo, l'idea alla base era quella di provare a mettere insieme due personaggi che, come punto di partenza in comune... Io ho fatto questa cosa, gliela spiego, professoressa, perché praticamente l'ho fatto per allora, questo e questo. Devi capire così. Mi dia un bel voto. Quando tu a scienze politiche fai l'esame di dottrine politiche, che so, sono 1500 pagine, tu non sai un cazzo, non ti ricordi un cazzo l'esame, però tu parla. Perché se tu parli... Ti sta dicendo che lui parla del nulla. No, ti sta dicendo quindi, che lui sta parlando esattamente come dico io. Bravo. Scusami, Laura, perdonami. Noi che siamo laureati possiamo capire. Livio dice di essere laureato, ma non lo è. Io non ti sono laureato, però va bene. Comunque, Laura, cioè, nel senso, ti ho convinto. Diciamo, coloro che cercano, che alla fine si redimono. Ma non è che la devi convincere, è un verso. Ma no, è importante quello che dici. Ma cioè, allora hai capito? Cioè, se tu mi dici, per me non ha senso. Sti cazzi di quello che dice Livio. Invece, ma non lo dico, ma chi se ne frega? Ma a prescindere, anche se tu lo dicessi, ti dice che ha azzeccato. Ti sta dicendo che non gli interessa il dominio. Esattamente, no, quella di Laura. Esponente di Laura. Aspetta, facciamo così per accelerare un po' le cose. Laura, adesso, senza che Maggi ti fa lo spiegone, tu all'inizio dici ma ci no, può stare questo versus. Sì, ma dici, non è vero, non ci può ma stare. Non è vero. Maggi allora cercherà di ma non è vero, che ci può stare. Ma lo spiegone, così risparmiamo tempo. Mannaggia, basta, porco Livio. Scrivete in chat porco Livio. Lo spiegone serve semplicemente anche per dare una reference iniziale da cui partire per cercare di spiegare la caratterizzazione e le differenze dei personaggi. È un punto di partenza, non condivisibile, magari in alcuni casi bravi. Vai Laura, scusami, perdona. Inondazioni, porco Livio. Il problema di Jamie, lo sapevo io, è che comincia tutta la sua storia dicendo di aver salvato il popolo di Approdo del Re, perché appunto durante il sacco di Approdo del Re, 15 anni prima dei fatti di Game of Thrones, praticamente lui ha ucciso il re. Lui doveva essere, diciamo, il guardiano, doveva essere una delle guardie reali del sovrano, che era Aerys II all'epoca, il quale voleva dare fuoco a tutta Prodo del Re perché non voleva far prendere la città da Robert Baratheon, che stava arrivando con l'esercito, perché ormai il figlio Rhaegar era morto, schiattato, e quindi Robert stava arrivando per prendersi la città. Quindi Aerys sapeva che sarebbe morto e ha detto: sì, sai che c'è, facciamo esplodere tutto, che mi frega. Jaime Lannister cosa ha deciso di fare? Ha deciso di ammazzare il re in questione. Quindi, nel suo essere comunque un ragazzotto strafottente, un ragazzotto egocentrico, ha fatto qualcosa di buono per tutti. Nel momento in cui poi lui ne combina di ogni, si mette contro gli Stark, a un certo punto capisce che però sua sorella sta esagerando, decide di abbandonare praticamente la sorella e di andarsene a nord, di andarsene con quelli del nord, cioè lui se ne va a Grande Inverno, in cui poi a un certo punto si ritrova faccia a faccia con il ragazzino che all'inizio della prima puntata della prima stagione lui ha buttato giù dalla torre e l'ha reso storpio. Ed è interessante vedere come Jamie si penta di quello che ha fatto. E l'ha fatto in un momento in cui rischiava di essere beccato con sua sorella Cersei, perché loro stavano facendo cose in questa torre abbandonata di Grande Inverno, il ragazzino li vede e lui lo butta giù. E dice: ah, quante cose si fanno per amore. Ok.
Com'è possibile che alla fine di tutto mi rendi completamente inutile tutto il percorso che lui ha fatto di, tra virgolette, redenzione, per cui alla fine me lo fai pure arrivare a Grande Inverno? C'è questo confronto con Bran, il fatto che comunque lo veda storpio e capisca che è colpa sua, quindi si pensa anche a una maturazione del personaggio, e poi alla fine di tutto lui decide di tornare lo stesso dalla quella sorella. Quella è una minchiata. Allora, io però quella... io posso difendere questa cosa? No, nel senso, questa è una minchiata. Secondo me hanno, allora, almeno cioè l'unica motivazione che gli do, Jamie in realtà ha tutte le intenzioni che hai appena detto tu, ma semplicemente fallisce, cioè nel momento in cui si allontana effettivamente da Cersei, la lontananza la soffre troppo e quindi fallisce nel suo percorso di redenzione. Non si capisce, è come se fosse amore tossico. Vabbè, non si capisce, nel senso, no, non si capisce, sta male, cioè non te lo però fanno torna vedere indietro. Sì, cioè, torna indietro dove si è fatto la scopata. Lui è un morto di figa, però purtroppo ecco, è proprio esatto. Morto di figa proprio nel senso peggiore proprio. Cioè, più che altro te lo fanno vedere che va pure con Brienne. Allora che senso ha che te lo facciano vedere che va con Brienne? Piuttosto gli fai dire, guarda Brienne, no, ti vedo comunque come un'amica o un amico, quello che è, e come un cavaliere mio pari, e basta. Cioè, io continuo io a fare mia sorella. Nella mia interpretazione è che lui prova a cancellare questa dipendenza che ha da Cersei, esatto, andando a letto con Brienne, esatto, ma poi la mattina dopo dice no. Cioè, presente, quando ti svegli nel letto di una persona e dici, ma che cazzo fa? Ma no, è proprio invece l'andare con Brienne che gli fa capire quanto per lui Cersei sia importante. Tutte le persone che sono andate con Maggi, che la mattina si sveglia e dicono, ma che cazzo fa? Capito, Laura, nel senso, cioè, proprio l'andare con Brienne che in qualche modo gli fa capire che in realtà l'unica persona che lui ha realmente amato è Cersei. Cioè, ti rendi conto di quanto sia importante una cosa che hai perso nel momento esatto in cui vai a cercare qualcos'altro, allora, e trovi e capisci che quel qualcos'altro non ha la stessa importanza, per me, valore e rilevanza di quello che hai perso. Per me è stata una merda quella scelta. Nonostante ciò, è un personaggio bellissimo, secondo me. A parte quell'ultimo, quella l'ultima virgola che non mi è piaciuta... Per il resto è uno dei miei personaggi preferiti, è fatto proprio bene, a me piace tantissimo, quindi io voto Jamie. Allora, nei libri il percorso di Jamie per adesso è molto interessante e a me sta piacendo, ma veramente tanto. Però io spero che non lo rovinino, che Martin non lo rovini così come è successo per non la serie credo. TV. Perché poi c'è anche questa cosa per cui lui a un certo punto dice una frase del tipo, a me della gente di Approdo del Re non me ne frega un cazzo. Ma come? Adesso che dovresti essere maturato, dici una cosa che si va completamente a contrapporre con una cosa che hai portato avanti per 20 anni e che ti ha reso quello che sei, cioè Kingslayer. Perché lui è ricordato per essere colui che ha ucciso il precedente re e che quindi ha portato poi appunto i Lannister al trono insieme ai Baratheon, eccetera, eccetera. È un po' una contraddizione. E poi c'è stata anche tutta la storia di Euron e di sua sorella, che ecco, no, francamente lui ha accettato poi questa cosa a un certo punto, basta. Quindi quindi chi votiamo? Comunque se secondo me Boromir alla fine riesce a pentirsi, cioè riesce a redimersi, però sai che c'è, compare pure Jamie poco, fallisce. Compare in un film solo. Però guarda, cioè nel senso, comunque sia, secondo me è abbastanza potente la scena in cui muore. No, vabbè, perché guarda, Sean Bean è un attore molto carismatico, lo senti sul... Boromir. Lo senti tanto. Laura, tu che cosa ne pensi di Boromir? Che effettivamente c'è stato poco a schermo. Cioè abbiamo visto solamente la parte corrotta, perché in realtà... Grazie, Lore. Per quanto Boromir, noi l'abbiamo visto come quello che cerca di prendere l'anello. Probabilmente semplicemente era uno con un carattere molto narcisista più che cattivo. Cioè io non l'ho mai visto Boromir come uno cattivo, a differenza, cioè se lo mettiamo in contrasto con Faramir è quello buono, un po' tontolone, di buon cuore, però Boromir era semplicemente il fratello maggiore, quello che doveva portare avanti la casata, il cocco del papà di Denethor, e semplicemente se la sentiva un po', però non lo vedo come personaggio cattivo. E manca questa cosa, perché noi abbiamo visto solo la parte della corruzione, ci manca un pezzo, è come se fosse un personaggio raccontato a metà. Ci può stare. Quindi gli hanno tagliato un bel diciamo finale, la prima parte. C'ha un bel finale come personaggio. Ha un bel finale, fatto sicuramente, per però...
però appunto la prima parte, cioè quella del pre, ci manca. Noi abbiamo visto qualche flashback poi nei film, nel Ritorno del Re mi pare, quando si vede tipo una festa eccetera, e, però purtroppo viene raccontato troppo poco per capirlo come personaggio. In questo caso ti direi, nonostante mi abbia fatto schifo il finale, Jamie. Oh, ok, sì, Jamie anche per me. Vai, 5-0. 5-0, questo 5-0. È il primo 5-0. Va bene, bravo, finalmente Marti. Siamo tutti d'accordo su qualcosa. Il secondo? Il mastino. Ah, c'è il prossimo. Ok. Allora Laura, sarò breve, sennò qui scureggino rompe i coglioni. L'idea di base è che per l'appunto sei tu scoreggino? Sì, l'idea di questo scontro è quello di cercare di mettere comunque in comune due combattenti protagonisti. No, madre, ti va bene questo verso? No, due combattenti non protagonisti che tu puoi definire come da un certo punto di vista gli aiutanti, punto. Ok, bravo. Laura, non t'ho convinto. No, sono convinta. Ah, vai avanti. No, basta. Poi sono biondi tutti. Perché non lo posso, tu devi sapere che io con questo tizio, purtroppo, questo essere, lo devo vedere tutte le sere e non lo sopporto già più da parecchio tempo, quindi. Beata tu che sei lontana. Se vuoi venire al posto suo quando vuoi. Ma voi state a Roma, no? Sì. No, sono, ma anche in collegamento, non ti preoccupare. Ok. Facciamo proprio un robot tipo quello di Sheldon quando sta male e deve andare a mangiare fuori. Se c'è Robo Madre dei Draghi al posto di io, che comunque sia, pure secondo me. Laura, prego, a te la disamina. Anche qua è difficile, perché comunque Legolas non è tanto caratterizzato come personaggio, nonostante in realtà fosse uno dei miei preferiti quando ho letto i libri, quando ho letto Il Signore degli Anelli. Era uno dei miei preferiti, però anche lì avrei voluto conoscere molto di più della sua psicologia. Qualcosa di più sul suo passato, sul passato della famiglia. Si sa veramente poco. Brienne ha tanto da raccontare e comunque è un personaggio molto interessante. Lei si mette sempre al servizio della persona comunque a cui giura fedeltà. Prima Rally, poi si rende conto che in realtà a uccidere Rally non è stata Catelyn Stark e quindi decide di votarsi a lei, e nel momento in cui Catelyn Stark poi le chiede di cercare le sue figlie, lei lo fa, quindi mantiene un giuramento. Cioè Brienne è proprio un pezzo di ferro, non la smuove, se fa un giuramento quello è. Li reputo due personaggi abbastanza quadrati, ok? Sì. Alla fine anche Brienne sembra, secondo me, caratterizzata bene, però in realtà è sempre la solita cosa. Viene salvata. Lei si mette al cospetto della persona. Beh, insomma, è una donna in un mondo di uomini. No, certo, no, però guarda, certo, che è bellissimo. Però secondo me, a sto punto, io, dato che non saprei bene chi scegliere, mi baso sull'iconicità del personaggio, che almeno è più potente. E va quindi bene. Voto Legolas. Okay, va bene. Allora, secondo me invece Brienne, nelle prime serie è così, ma è l'unico personaggio che migliora nelle ultime serie. Cioè, secondo me le scene più belle dell'ultima serie sono tutte quelle con Brienne. Cioè, quando c'è pure la scena con Mastino, quando diventa cavaliere, ma anche alla fine. Cioè, Brienne secondo me è trattata benissimo alla fine, che è una cosa incredibile rispetto alla media di quello che alla fine che fanno i personaggi che sono ancora vivi a quel punto della storia. E io avrei votato sempre Legolas se non ci fosse state le ultime due stagioni, perché comunque sia Legolas è figo, cioè è vero, non è super caratterizzato, però sì, ovviamente è figo. Poi anche lì meme su meme, cosa la freccia 150 160, va bene, questo vale comunque come uno. E però a me la seconda puntata dell'ultima stagione mi è piaciuta tantissimo, cioè bellissima. Se non fossero mancate 4 puntate sarebbe stata una puntata top. Laura, ma questa storia poi che uno ci deve avere la fretta, cioè nel senso, godi la puntata in quanto tale, in quanto tale la puntata mi ha riportato anche indietro nel tempo, sembrava una puntata vecchia. Laura, clandestino, ecco, poi sorria di miei. Comunque io voto Brienne, tu chi voti? Io voto Brienne, perché secondo me è caratterizzato molto meglio. Sei un fanboy, no, non ti credi. Un botto di parte. Non è vero, io voglio parlare un attimo con Laura. È tutto sulla madre, No, in realtà io, Laura, una domanda che volevo fare. Cosa ne pensi di Legolas
nell'Hobbit, sì, perché molti si sono incazzati che il suo personaggio non ci sarebbe dovuto essere. Laura è di questo avviso, va bene, la faccia parla per lei. Basta, vedi, vedi, mi ha risposto con la faccia. Allora, io ho visto Il Signore degli Anelli che avevo 12-13 anni circa, sì, tutti e tre i film, eccetera. Perfetto, sì, sì. Voi di che anni siete più o meno? 99. 92. Tra okay, i 30 e i 32. Ok, io sono dell'88, quindi siamo più o meno lì. Mm-hmm. Ottimo. Quindi abbiamo visto tutti questi film, ci siamo cresciuti, perché avevamo una certa età. Perché vabbè, ti sei visti, perché sei io infame. Io l'ho visto dopo. Ok, diciamo, quelli che comunque sono andati al cinema in quel periodo, ovviamente erano super gasati, cioè chi è che non era gasato a vedere Legolas che prendeva praticamente al contrario la testa del cavallo e saliva dietro Gimli, cioè, ok. Quando però poi cresci dici... Ok, un po' tamarro. Perché hanno reso Legolas tamarro? Che fa questa cosa? Fa la cosa dello scudo quando siamo al fosso di Helm, per cui butta giù lo scudo e ci fa tipo skateboard, ok, o snowboard che sia. E poi c'è la questione lo Hobbit, che anche lì ce l'hanno reso bello tamarro, tra i combattimenti con a Ponte Lagolungo e altre cose che gli hanno fatto fare, hanno rischiato di renderlo forse una macchietta rispetto al personaggio che è nel libro. Quindi io comunque tifo Brienne qua, no, in questo Brienne. Caso. Vince Brienne di misura. Vince Brienne. Prossimo! Oh, recupera 5-4. Sì, 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 c'è la rimontata. Questo ha fatto lui. Questo l'ho fatto. Questo è terribile. Secondo me questo è... E io al contrario di Maggi non spiego. L'arte non si spiega. Secondo me questo qua è un disastro. Cioè non vedo come uno dei due possa vincere, però vabbè. Prego madre. Come uno dei due possa perdere. Allora, sì, qui cerco di essere breve. Allora, per quanto riguarda... Lo so madre, non vuoi più ascoltare Livio, ti capisco. Ti chiedo perdono. No, per no, 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 è che sono io. Sono io prolissa, sono io che vado, che parlo troppo. Allora, fino a quando c'è stato Martin che poteva dare una mano agli sceneggiatori, Peter Baelish è stato un personaggio di quelli super interessanti insieme a Varys, perché erano quelli che muovevano i fili, le fila del discorso di Game of Thrones, eccetera, tutti gli intrighi, tradimenti. Nel momento in cui, secondo me, Martin è venuto meno al lavoro dietro le quinte della serie TV, non lo so, Peter Baelish mi è sembrato un deficiente. Cioè, ha perso completamente la brocca, si è infatuato di Sansa, non ha capito più niente, ha sbagliato tutto. È morto di figa anche lui, è appena morto. Esatto. Peggio di Jon, però, secondo me. Lui è molto peggio di Jon, perché sì, fin da piccolo lui ha sempre avuto la fissa di Catelyn Stark. Passata la fissa di Catelyn Stark, adesso c'è la figlia che gliela ricorda. Vabbè, però quindi ci sono posso dire una cosa brutta? Io non mi spiego come possa essere possibile una cosa del genere, però... Cosa? Questa infatuazione per Catelyn Stark. Ma ho capito, ma tu la vedi... Potevano scegliere un'attrice un po' più... No, tu l'hai vista Brigitte Bardot adesso e Brigitte Bardot... Ma tu l'hai vista a 25 anni Catelyn Stark, ma che ne sai? Ma lui è innamorato ancora adesso. Ho capito, ma pure lui c'ha l'età sua, ma che discorso è? Ma tu quando ci avrai 50 anni, 60 anni avrai una visione diversa delle donne. Che non ti piacerà. No, a quanto pare no, perché gli piace Sansa. E non ti piacerà Riannuccetta a 60 anni. Certo. Se tu non ottieni quello che vuoi avere... diventa un'ossessione, a quel punto poi la scarichi sulla cosa più simile. Ma lo so, sto scherzando, sì, ragazzi. Sì, dai. Sì, sì, sì. Invece madre, cosa ne pensi di Saruman? Che Saruman mi piace un sacco, cioè io amo la figura di Saruman. Tutta la questione del Palantir, tutta la questione del fatto che lui poi venga corrotto e pian piano diventi da eminenza bianca, qual era? A possibile alleato del nemico. A me la questione Gandalf Saruman è sempre piaciuta tantissimo, quindi tifo Saruman. Ok. Vabbè, raga, cioè qua è difficile. Per me è troppo difficile. Cioè, io vorrei provare a me dito corto proprio il Saruman. Cioè, chi se io fossi un personaggio di... No, io so chi sarei dentro al Signore degli Anelli. Però se non potessi essere lui, sarei Saruman. Ripiego questo Saruman. Ma vabbè, chi umile, è questo personaggio? Vabbè, chi può essere questo personaggio se il ripiego è Saruman? Ah, ok. Io vedo tutto, Livio.
Io vedo tutto. Gandalf? Sì, sì. Cioè tu vorresti essere Sauron. Cosa dici? Lui vorrebbe essere Sauron. Ah. Io vedo tutto, Lidio. Tutto quello che tu fai. So anche quanti peli del culo c'hai, non ti preoccupare. Quanti ne ho? Molto pochi. Perché? Basta, questa discussione cadrà. Perché pochi, scusa. No, basta. So io. Beh, su questo signor Maggi siamo d'accordo, cioè sì, anche a me piacerebbe essere Sauron, e se non fossi Sauron piacerebbe essere sì, ma perché io sono l'occhio che vede tutto, nel senso. Bene, io ho il controllo di tutto, quindi per me Sauron è che ci arrivate da due strade opposte, però io ne ho tre, quindi siamo a posto. Nella mia lore avrei tre occhi, quindi sì, ci siamo. Allora, vabbè, io in generale la cosa che odio di più delle ultime due stagioni è proprio come hanno trattato tutti sì. i personaggi che avevano un cerebro. Cioè sembra proprio che la gente che ha scritto le ultime due stagioni non abbia un cerebro. Cioè, senso... Vedi che sei d'accordo con me? No, vabbè, ma è allucinante. Cioè, improvvisamente sono tutti scemi. Cioè, lui... Varys nel dubbio proprio sparisce. Cioè, allora, Dito Corto era troppo invischiato per farlo sparire. E quindi ha detto, vabbè, ah, dobbiamo fare fa qualcosa, sai che c'è, mo l'ammazziamo. E l'hanno steso appena hanno potuto, dopo una serie di gaffe, diciamo, per la media di Dito Corto, ok. Varys è sparito, poi riappare, 10 minuti, tanto per dire, ma che cazzo stanno facendo? È morto pure lui. Sì, sì. Ma sai perché? Sai perché? Perché, come dicevi tu, quelli che hanno scritto la serie non sapevano come trattare dei personaggi che sono troppo intelligenti per loro. Sì, sì. È questo il fatto. Grave. Perché però, un Varys che è uno stratega, che è quello che per 20 anni ha macchinato tutto, che era quello che all'inizio, insieme a Magistro Illyrio, nelle segrete di Approdo del Re, Arya l'ha beccato che stavano parlando di Targaryen, Lannister e Stark, a un certo punto che cosa fa? A casa di Daenerys le mette il veleno nel cibo e vuoi che lei non lo scopra, ma quanto puoi essere deficiente, cioè sì, proprio. Ma che però posso dire una cosa, cioè allora, un conto è se la stiamo scrivendo noi tre, no? La scriviamo noi tre, dici non siamo dei geni, allora non viene bene, vabbè siamo noi tre, cioè è una cosa fatta un po' così, ok, vabbè se lo fai con magico, ma la HBO no? Ma non lo può prendere un tizio che ha 280 di quoziente intellettivo, che non c'entra niente con le sceneggiature, no? E gli dici, guarda, mi devi trovare soltanto un paio di cose geniali che faresti e gliele facciamo fare a lui. Poi le aggiustiamo noi, eh? Tu dimmi due cose geniali che faresti e gliele facciamo fare a lui. No, cioè, proprio, vabbè, non lo so. Allora, io per dare un voto a Game no, of perché Thrones, ho scritto già 5-0. No, invece no, 4-1. Ho capito, lui vuole votare... Per me è Dito Corto perché è ingiusto comunque, perché è un personaggio, secondo me, trattato benissimo fino alla fine. La fine è una merda. Io guarda, dico, in questo però... caso, se non ci fosse le ultime due stagioni, io voterei davvero Dito Corto. Cioè, è un po' ingiusto perché secondo me è un grandissimo personaggio e le ultime due stagioni purtroppo hanno fatto una strage, però... Overall, io voto Dito Corto. Prossimo. Questo ha fatto sempre lui. Questo me lo dovete spiegare. Guarda, perché sono pelati. Cioè, questo è il senso. Che intanto, sì, no, per carità, però insomma. Prenditi la colpa di voi. In realtà, questa è una cosa molto filosofica che probabilmente ho capito solo io. Però entrambi non stanno dalla parte... Di nessuno. Di una persona, stanno dalla parte di qualcuno, stanno dalla parte di un'entità, ok? Che all'interno delle trame, dello sviluppo di tutti gli altri personaggi è una cosa quasi strana e che a volte tu dici, vabbè, ma non è vero, in realtà non dicono proprio così, cioè... Varys dice che sta sempre dalla parte del trono, però alla fine poi invece ha le sue preferenze. Gollum dice che sta, che vuole soltanto anello, però alla fine lo vedi che cerca la sopravvivenza, vuole stare lì. Non è vero. Gollum vede solo l'anello, Varys vede solo il trono e fanno sempre solo quello che devono per far sì che quella cosa, dal loro punto di vista, va nel miglior modo 13. Possibile. E poi sono velati. 14. Tu prega a Dio di non aver tolto quello che penso che tu hai tolto. No, ne abbiamo discusso, abbiamo deciso insieme di togliere. Andiamo... Tu prega a Dio che non sia quello che dico io. Non so di cosa state parlando. Gollum. Laura. Vabbè, Gollum è Livio comunque. Gollum è Livio. Ma no. Sì, sì.
Beh, il mio tesoro. Preferiresti essere Varys o Gollum? Fisicamente è già come Gollum. Guarda, no, perché c'è, perché essere Varys comporta una cosa. Comporta che non puoi trombare. Questo è il senso. Beh, però manco essere Gollum. Essere Gollum è un problema. Ma guarda, oh, tanto lui, cioè, Arianna, secondo me ti amerebbe lo stesso. Ma nel momento in cui non Arianna ce l'hai, lo amresti lo secondo stesso. Secondo me nel momento in cui non ce l'hai non senti neanche la pulsione, quindi scelgo Varys. Ok. Beh, hai visto, Arianna ti amerebbe lo stesso. Beh, guarda, se fossi come Gollum, secondo me no. Però sì, Varys può anche accettarlo. Prego, Laura. Varys. Vabbè, sì, secondo me non c'è neanche tanto da... Non vi piace sì, Gollum? Sì, per tutta la questione strategica. No, no, a me Gollum, piace Gollum, è un personaggio però... bellissimo. Però non mi comunica... Che non ha tifato per Game of Thrones tutto il tempo e cerca di dare quei due voti buttati. No, ormai non è che voto per Game of Thrones. 4 da 1. Ma no, allora, nel senso, ci sono dei personaggi, per quanto mi riguarda, di del Signore degli Anelli, per i quali non devo dire niente, dico solo il nome. Per quanto e mi quindi riguarda. Qua tu dici Gollum? Ma certo, tutta la vita. Il mio tesoro. Vabbè, cazzo, è caratterizzazione. Ma non è... Non dobbiamo andare contro il padrone. C'è lo sdoppiamento della personalità con Sméagol. È una cosa fighissima, lui che combatte se stesso. Che da un lato vuole redimersi e dall'altra però ormai il male ha preso il sopravvento. Che alla fine lo accompagna verso il viaggio perché in realtà lo vuole perculare. Io però ti ci avrei buttato a te dentro a... Non t'avrei staccato il dito. Cioè, devo morire, tu vieni insieme a me. Tu vieni proprio trascinato. Cioè, alla fine è bellissima. È la fine di un personaggio che alla fine... Cioè, è struggente. Vince il male, ma il male lo porta al sacrificio. Perché lui, pur di rinunciare all'anello, rinuncia a se stesso, praticamente. Una cosa poetica, concettuale. Una persona che vive in perenne conflitto con se stessa. Va bene, detto questo, io voto. Ma lui non rinuncia a se stesso, lui finisce nel no, rinuncia a se stesso, nel senso muore. In quel senso, rinuncia a quale morte, in quel senso. Sì, ma non. Ma in realtà lui non, cioè, non rinuncia perché non è una cosa consenziente, consapevole. Lui ci finisce. Beh, però lui combatte dentro. Costantemente contro se stesso, no, però, tutto no, il tempo. Quello che sta dicendo Laura è che non è che lui si suicida apposta. Cioè, è una colluttazione che finisce con lui che casca. Cioè. Però nel senso. Tu anzi, in quel... Sì, la sua sì, ok. Se no, ho capito quello che volete dire. Nel senso, quello che dico io, però. Quello che voglio dire, non capisci un cazzo. Buono tu. Che in quel momento, comunque, per te l'anello è talmente più importante della situazione di pericolo in cui ti trovi. Ah, sì, perché non se ne rende neanche conto che sta crepando. Ma certo che vince Gollum, sì. È ovvio che sia così. Io voto Varys. Oh, hai dato il proietti. Ciao Ciccio. Ciao Ciccio proiettino. Allora, io riconosco la bellezza del personaggio di Gollum, però lui faceva parte di quei tre personaggi che mi facevano perdere tempo nei film, perché io volevo vedere... Azione. Le mega battaglie giganti dall'altra parte. Ma, ma all'inizio silenzio! Lui che si logora! Silenzio! Che perde i capelli! Fallo parlare! Che diventa così, ma è struggente. E tra l'altro non è neanche il personaggio più spaventoso del Signore degli Anelli, perché è palesemente Bilbo il personaggio più spaventoso del Signore degli Anelli. Fa una scena che non ti aspetti. Sono rimasto traumatizzato per anni. Immagini, tu fai tutte scene che nessuno si aspetta, eppure sei ancora qua. Dall'altra parte c'è io uno dei miei tre personaggi. Varys. E lo sai cos'è? E te lo butta al culo Varys, anche se non ce l'ha Gollum. L'introspezione dello specchio. Non me ne frega un cazzo. La ricerca di te stesso quando parte dello specchio. Non me ne frega un cazzo. Voto Varys. Noi dobbiamo aiutare il padrone. Va bene. Poi dopo azzuffate. Anche se c'ha un finale del cazzo, voto Varys. Esatto. Okay, Laura, da te non me lo sarei mai aspettato, Laura. Brava Laura, quello è Gollum. Hai buon gusto. Guarda che Varys è top 3 personaggi di però per esempio quando ero piccola io non amavo particolarmente Gollum perché era uno di quei personaggi che mi stavano molto antipatici perché ovviamente erano diciamo di ostacolo alla quest principale. Esatto, sì. Scusate, ma perché è un ostacolo Gollum? Nel senso, è motore fondante. Va bene, è quello dai, che gli fa trovare scorciatoie. Siamo quasi in chiusura, ne mancano due. Allora, io ve lo dico, adesso ce n'è uno dove io mi dissocio. Comunque posso dire solo l'ultima cosa? Cioè, non è vero, perché senza Gollum non avrebbero scoperto dove l'avevano portato l'anello e quindi col cazzo che succedeva tutto il resto. Cioè, Gollum è colui che fa nascere l'inseguimento e poi è colui che in qualche modo aiuta. E poi con questa cosa Gott può vincere.
ancora. È ancora in gioco. Davvero. È ancora in gioco. Ne mancano due. Ne mancano due. Sto per capire che ne avete tolto uno che non doveva. Il prossimo, io mi dissocio. Vai. Questo non l'ho fatto io. Ma come ti dissoci? Ma che cazzo di scontro ma, è ma questo? Ma come cosa scontro ma è? Ma che cazzo di scontro? Ma uno parla! Allora, perdonatemi, ma Laura, ma secondo te può non esserci questo scontro? Ma che scontro di merda! Allora, lo capisco perché sono draghi, è un po' impari perché ovviamente Smaug dà la merda a Drogon. Vabbè, non c'è uno scontro. Allora, da un lato c'è Benedict Cumberbatch che gli dà la voce. E dall'altro invece ci sono degli elefanti, quindi sì. Così? Hanno utilizzato il barretto degli elefanti per i suoni dei draghi. Ho capito qual è il bello. Risultato. Ma questa la pagherete cara, Ne avrei messo Smaug tutta la vita. Vabbè. Ma sì, vabbè. Questo, allora, okay. Smaug, vabbè, però... questo quasi che vale mezzo punto. Allora, secondo me. Effettivamente, secondo me, Drogon ha più spazio, ha più tempo in... Sì, ma cioè, l'unica cosa di intelletto... Cioè, le uniche due cose ti fanno vedere che i draghi amano Daenerys, che lui è più forte degli altri e che lui capisce che il trono è la causa di tutti i mali. Questo. Vabbè, lui, poi per il resto, lui ha, diciamo, la scena ok, finale. Lo vedi crescere, tra l'altro, con una velocità, non lo so, sotto steroidi, però va bene. Ok, dall'altro quello parla. No, va bene, quello parla. Quello può quello può cantare una canzone. Però guarda, ci sono questo scontro per più senso senza parlare e livelli di combattimento. Questo te fa così. Ciao Maggi. Benvenuti nella tana. Fate parlare di Smaug. Rompo il culo a Drogon. Io invece direi che secondo me non ha senso la caratterizzazione, direi impotenza. Chi è che vince? Potenza saggio. Io perché la butterei sul versus potenza. No, questo. Sai perché? Perché secondo me Drogon... d'accordo sul se la giocano. No. Ha fatto una reazione strana. Secondo me Drogon è più forte fisicamente, ma Smaug è più intelligente. Lo può battere in astuzia. Allora, calcoliamo che Drogon c'ha il fuoco. Fai parlare, Laura. Che polverizza. E Smaug pure c'ha il fuoco. Che polverizza. Vabbè, Smaug. Pure. Le case. Smaug, fa esplodere il cemento. Quale cazzo è? La pietra. Laura, perché non t'ho convinto? No, stavo pensando all'esplosione della pietra, eccetera. Quello in realtà dovrebbe essere Balerion, che era un antenato di Drogon, ma... però no, in realtà sto pensando così. Che... Vabbè, perché lì hanno fatto stronzate. però noi giudichiamo la serie. Vabbè, giusto, sì. Io qua ovviamente tifo Smaug, anche perché Smaug, a parte che è più grosso di Drogon, è più anziano... È più intelligente, è più scaltro. Non è più forte, e soprattutto, però. Secondo me sì, ed è anche più cattivo. Secondo me è anche più cattivo perché ricordatevi che poi il tesoro su cui dorme Smaug viene avvelenato dall'essenza di Smaug. E infatti quando poi Thorin arriva che si rimette a cercare l'Archengemma in mezzo al tesoro di Erebor, lui comunque è avvelenato dal potere del drago. Drogon non ha questo potere. Drogon è un animale molto intelligente sicuramente, però non è senziente come certo. Uno però dei grandi secondo serpenti, me Drogon cioè... se aspetta un anno o due diventa tipo grande come il Massachusetts e gli apre il culo. Vabbè, allora, secondo... E poi scusate, come dicono in chat, Smaug è ricco fracico. Quello è vero, lo compra. Allora, io non so Laura se tu hai mai visto, vabbè, c'è, Smaug c'è, in un, ogni caso. C'è un video... che gira su YouTube, che aveva fatto per Propaganda Live Zero Calcare, in cui va a intervistare i piccoli risparmiatori e c'è Smaug. Okay. Allora, io non ti voglio spoilerare niente, però secondo me è una perla che se vado ti va vedere. Poi ti vai a recuperare. Allora, quindi questo. lo vince Smaug, dai. Sì, comunque sono molto d'accordo che Smaug lo fa nero proprio a Drogon, cioè almeno anche dal punto di vista dell'idea del potere da D&D. Cioè, drago anziano spacca sì, i culi sì. A drago sì, giovane. E Smaug è proprio vecchio. Sì, cioè, sì. In però teoria, esatto, fuoco, secondo il ragionamento di Smaug, D&D, secondo me non fa saltare in aria le case di pietra. Ma non lo so. Cioè, ma secondo me, cioè, veramente, Smaug, secondo me, sono 5 o 6 Drogon. Cioè, va bene, dai, ci può stare. Vai, ultimo. The Last. Qual è?
Qual è Maggi? Secondo te qual è? Lo so io qual è, vai, metti. Qual è? Qual è Maggi? Ce l'ho scritto qua davanti. E vai, qual è? Vai, vai. La Cesira contro... No. Allora. Niente Cersei. Scusa un secondo, Scusa un secondo, Laura. E questo è il motivo per cui adesso Maggi... No. Maggi picchierà Livio. No. Se c'è... Allora, no. Quando io ho pensato... Io non ho levato quello. E dov'è? No. No, io so io cosa hai levato. Non ho levato, quella non è stata proprio messa. Io se c'era... Non l'hai messa... Devi l'hai sapere, messa. Laura, quando io ho pensato questa sfida, il primo personaggio che mi è venuto in mente... Cioè, perché fai questa sfida? Solo per poter parlare di un personaggio, che è il mio personaggio preferito di tutto quanto il Signore degli Anelli. Ovvero Faramir. Auron. Ah, Faramir. Faramir. Che è un personaggio bellissimo. Allora, Faramir. Io questa informazione non la sapevo. Io ho visto Verme Grigio dall'altra parte. Ho detto, questo non ha senso di esistere. E l'ho levato. Ok, in realtà c'era Faramir contro Verme Grigio, che Livio ha deciso di bruciare. In realtà no, invece... non è Livio. Abbiamo deciso insieme. Avete deciso voi due. Questa cosa la pagherete cara. Perché era meglio sapete draghi. Sapete cosa avrei messo? Faramir contro Stannis. Perché sono i due fratelli che vengono poco considerati. Stannis poco considerato rispetto a Robert Baratheon, Faramir poco considerato rispetto a Boromir, che però poi possono avere una loro rivalsa, effettivamente, in modo diverso. Comunque ne possiamo parlare in modo diverso. Comunque sia, io il motivo per cui avevo levato quella per farli pari è perché volevo fare Cersei contro Sauron. Che però non c'è manco quella. No, non l'hai scritto, non c'è scritto. Non so, contro comunque, comunque in generale sono Cersei 13 e non sono convinto di chi è più cattivo dei due. Vabbè, però comunque raga, nel senso poi non è che potevamo fare 20 versus, nel senso, un'altra volta ne faremo un altro, cioè tanto i personaggi ci sono, ma anche in generale sul mondo fantasy, cioè, vabbè. Comunque inizio rapidamente, Tywin è il più bel personaggio di Game of Thrones e quindi vincerebbe contro chiunque, anche tutti messi insieme uno sopra l'altro che tentano di picchiarlo. Prego. No, io sono molto arrabbiato per questa cosa. Perché non vedo il mio Faramir in questa sfida. Cioè, Faramir è per distanza il più bel personaggio di tutto quanto. E perderebbe contro Tywin comunque, quindi non fa niente. Faramir è quello che è consapevole del perché fatto. Perché Tywin finisce prima delle ultime due stagioni. Perché Faramir è quello che è consapevole del fatto che sta andando a morire voler soddisfare quella che era il volere del padre che lo odia perché lo considera un fratello inetto. Lui vuole far vedere che non è inetto come fratello, ma che è un figlio che comunque può stare. Cioè, tutto il personaggio di Faramir è un personaggio bellissimo, struggente, complesso. Personaggio che odia i mezz'uomini, però sa che li deve aiutare, che per tutto quanto li aiuta, pure consapevole del fatto che gli stanno sul cazzo, però poi capisce che non gli stanno sul cazzo e che comunque voi avete levato Faramir. Ma questa cosa la pagherete cara, ma scusa Laura, io non mi astengo, non voto, non mi astengo. Addirittura, scusa Laura. Sciopero, mangio. Quanto oggi c'è stato lo sciopero generale, lo faccio pure io all'ultimo voto. Ok. Prego Laura. Allora, io sono convinta che se ci fosse la possibilità, vabbè, non c'è ovviamente nei libri, ok, ma se ci fosse stata la possibilità di avere una Daenerys Targaryen sul trono, con come primo cavaliere Tywin Lannister, il regno sarebbe stato perfetto. Io adoro Tywin per quanto sia comunque dei Lannister e quindi vabbè, io sono ovviamente casata Targaryen, lo sappiamo, però riconosco il valore di un personaggio quando lo vedo, soprattutto se è scritto bene. Tywin sicuramente ha fatto delle cose brutte perché... quando c'è stato il sacco di Prodo del Re ha fatto delle cose brutte per negligenza oppure per intenzionalità, questa cosa non la sappiamo ancora dall'autore, però è uno di quei personaggi che riescono veramente a bucare lo schermo. Lui è un attore della Madonna e anche si nei è libri è scritto qualcuno veramente film che ha fatto dopo, vabbè, però lui nei ha libri ha fatto il film su coso sulle origini di Dracula al vampiro che vabbè, ma mo adesso vabbè, ma due idee, vabbè. Quello lascia perdere, ha fatto un sacco di altre cose comunque molto interessanti e pensiamo alle cose belle che ha fatto e quindi vi direi che Charles Dance, cioè Tywin Lannister, vince a mani basse. Pure Dennett, Theoden mi piace, però non mi comunica più di tanto, ecco. Sì, diciamo, cioè, Theoden è un regnante comunque un po' debole. Punto JPEG. Punto JPEG. Sì, cioè, Tywin, tu hai proprio la percezione
che con lui al comando qualsiasi cosa può diventare grande. Sì, e, sì, sì. Cioè, veramente gli, lo voterei come presidente del consiglio. Tywin Lannister. Ma pure della Repubblica. Sì, sì, che sì, cioè, incredibile, incredibile. Ma guarda, ma cioè, già qua, cioè, la prima volta lo fanno vedere. E cioè, il discorso che fa a Jaime mentre sta squartando l'animale, ho detto, mazza, sì, ma questo è il mio personaggio preferito. E poi niente, cioè, poi io ho un po', cioè, a me piacciono i personaggi un po' in là con gli anni, cioè, ad esempio, a me anche la Regina di Spine piace tantissimo, e però Tywin è proprio incredibile, cioè, bellissimo. E quindi infatti... vincerebbe anche contro Faramir, quindi facciamo finta che Faramir ha perso contro Faramir. Sì, Faramir il personaggio distruggente. Oh, la chat vota Theoden. La chat vota Theoden, quindi 3-1 perché Maggi si è astenuto. Vabbè. Vogliamo velocemente fare Cesira contro Sauron? Per curiosità, chi votereste? Cersei. Sauron. Io credo che fare questa domanda a una persona che ha tatuato sul collo l'occhio di Sauron sia alquanto superficiale. Sto facendo a 4 persone più la chat, cioè. Io voto Cersei. Io in un'altra vita rinascerò come Sauron, quindi non so, se volete posso parlare. Cersei è fatta bene, ma c'è un sacco Cersei, però... Cersei è proprio... cioè, ti trasmette proprio l'odio, lei è bravissima. Il problema è che nella serie TV Lena Headey, l'attrice, è stata molto più brava rispetto a come è scritto veramente il personaggio, perché a livello televisivo hanno voluto rendere iconico il personaggio di Cersei, che in realtà nei libri è stupido come un mattone, perché Cersei è un personaggio stupido perché fa delle stupidate. No, Laura, guarda, sono veramente deluso oggi, sta cosa l'hanno resa fatta. Mi dispiace, ti conviene però leggere i libri perché veramente... No, non hai capito. Sono deluso perché non c'è il mio Faramir. Ah, tu devi, Claudio, allora possiamo farlo adesso. Possiamo devi capire una cosa, Faramir, Laura. Lui adesso è entrato in un tunnel da cui uscirà tra ore. Cioè, sì, tu pensi che adesso è passato. No. Cioè, lui starà ore lì. Arrivi stanotte, mentre si mette a letto, continua a fare tipo aria, capito? Faramir. Scrive Livio. Sì, Meliador. Che prima di andare a dormire fa Livio. Oh, Luke. Meliador. Oh, Luke. Grazie, Green Ride. E allora, qua a questo punto mi dispiace tantissimo che non ci sia trono, perché avrei voluto vedervi scontrare su questa cosa. Maggi, sarebbe stato divertente. No. Maggi, che cosa ne pensi? Sei un po' triste, un po' costipato quasi. Se oggi fossimo tipo ipoteticamente parlando, tipo come si chiama GTA RP. Io ho come l'impressione, tu hai visto se il padrino ha la testa di cavallo dentro il tuo letto tagliata, primo avvertimento. Ma perché a me? Guarda che anche lui ha scelto, abbiamo scelto insieme, cioè ho suggerito io, però lui ha consentito. Faramir il personaggio più bello. Ho capito, ma dall'altra parte hai messo Verme Grigio. Perché aveva un Verme senso? Grigio, Maggi. Allora, Verme Grigio. Qual era il senso? Ma, Verme Grigio, ma ho capito, ma personaggio. Sì, vabbè, perché? Dai, su. No. Mette il suo personaggio preferito contro un merdino, così sa che vince. Ma perché merdino? Dai, su. Perché l'idea... Io vi propongo, infatti, come ultima votazione extra, okay. Stannis contro Faramir. Vai, sono Stannis contro Faramir. Vince no, Sauron. Va bene, Stannis vince Sauron per la chat, però noi tre votiamo... No, non è vero. Tu chi hai votato? Io Cersei. Cersei. Io voto... dai, da TV Cersei pure io. No. Maggi, devi decidere te. Ovviamente, ma che me lo stai pure a chiedere. Dai, vota Sauron. Vota Sauron, ok. Beh. Quindi vince Sauron e quindi l'ultima sarà Faramir contro Stannis. Allora, Maggi, di la tua, poi facciamo parlare Laura, intanto la chat vota. Non è, com'è gli dice il padre, il reggente, sono io che comando qui, e lui dice, anche se so che tipo andrò a morte certa, se questo è il volere del mio re, ti dimostrerò come io non sono meno da Boromir. E lui lì va, conscio e consapevole, andrà a morte. Entro mezzanotte 45, cascasse il mondo, io dai, sarò su, a casa. Ma preci no, mi hai fatto molto arrabbiare. Ma c'è Faramir adesso. C'è Faramir, quindi fermi tutti. Cioè, Faramir, sei tu che andrai nel momento esatto in cui tu vedi Faramir la prima volta, vedi proprio un leader carismatico, Faramir, ma silente, non è un leader di quelli silente sta in Harry Potter. Sì, questa è proprio servita su un piatto d'argento. Non è uno di quei leader che vedi strafottenti, è comunque un personaggio che inonda carisma, ma che allo stesso modo è
contrastante nei sentimenti, perché gli stanno sul cazzo gli Hobbit a morte, perché gli ritiene responsabile della morte del fratello, ma sa che li deve difendere perché deve difendere colui che porta l'anello. Vorrebbe in qualche modo lasciarli agli agguati, ma non lo fa perché sa che comunque è suo dovere, perché lui comunque è un soldato ligio al suo dovere. Poi tutta la parte struggente in cui lui sa benissimo che per tutta la vita è stato considerato sempre secondo al fratello, il fratello era quello più bello, quello più figo, quello più intelligente, e lui comunque per tutta la vita capisce che non ha mai avuto la promozione del padre. E comunque tutto questo giustifica il fatto che manda a morire un sacco di gente per il suo ego personale. Laura, parlaci di Stannis a questo punto. Beh, Stannis non è che faccia molto meglio, anzi, secondo me, cioè, io tifo Faramir in questo caso, in questo scontro. Vedi che più che altro perché Stannis, nonostante abbia ragione, rischia di passare dalla parte del torto portandosi praticamente in casa la donna rossa, quindi Melisandre, perché lui si fa infinocchiare come se fosse un cretino. Lui è un vero morto di gnocca, sì, perché se vogliamo proprio parlarne, allora, quindi secondo te non viene... lo fa per la figa e non per quello che rappresenta, ovvero diciamo il divino. No, pure io sono bravo, più Lord. Sul lo fa per allora, il trono. Lui lo fa per il trono, però... Però lei è anche gnocca. C'è sempre... Però, esatto, lei non è... Esatto, non è neanche proprio da buttare, quindi dice, vabbè, se devo per forza... Melisandre. Ok, allora va bene, facciamo... Io poi dico a Melisandre. Melisandre. Esatto. Ma Gisela farebbe anche senza l'amuleto, però... Cioè, no, nel senso... Ci prego. No. Mio Faramir. Quindi diciamo bravi, che... Boh, Stannis è passato dalla parte del torto, nel momento in cui si è portato... a Roccia del Drago Melisandre, cioè ci ha creduto, ha fatto un po' da boccalone, perché di fatto lui ha bisogno di rassicurazioni, perché lui vuole diventare re, lui sa che avrebbe le carte per diventare re, perché effettivamente quelli che dovrebbero essere i suoi nipoti non sono i suoi veri nipoti, quindi il trono spetta a lui e non al fratello Renly. Però portandosi poi dietro Melisandre acquisisce tutta quell'aura di, diciamo, pregatura pseudo religiosa, per cui poi la gente, uno così, poi lo schifa, perché comincia a pensare che questo qua si fa condizionare dalla donna rossa, è lei che comanda, brucia, e quindi lui perde anche di potenza. Sì, ma poi fa bruciare sua figlia, quella è greve. Sì, comunque io greve. Per andare contro a Maggi, nonostante Stannis mi stia profondamente sul cazzo, io voterò Stannis. E in che film compare Faramir? Il Signore degli Anelli. No, posso. Va bene così. Scusalo, Laura, ti chiedo in mente perdono per lui. Vabbè, comunque sia. Comunque sia, nel senso... grandissimo personaggio Faramir, però... Stannis... La più grande colpa di Stannis è non aver affidato tutto il suo regno al Lord delle Cipolle. Vero. Perché il Lord delle Cipolle è secondo solo a Tywin. Quello è un gran personaggio. No. Quello è un gran comunque, vabbè, ce ne stanno un botto. È che ce ne stanno pochi. Lo sai, c'è un motivo per cui Game of Thrones è... di Game of Thrones preferito di Maggi, chi è? Beric Dondarrion. Ma che stai di? Non ho mai detto una cosa. Ah, okay. Ti vedo proprio un tipo da Beric Dondarrion. Fai veramente delle gag talmente tanto brutte che uno spettatore scappa ogni volta che ti sente dire queste cagate. Vabbè, comunque sia, vabbè, vince comunque Faramir. Ma ovviamente vince Faramir, vince. Quindi, alla fine della fiera, Game of Thrones... 8-6. No, 9-6. 9-6, sì. Game of Thrones 6, Signore Anelli 9. Quindi... Sì, però Laura purtroppo c'è il problema che Laura odia i produttori della HBO. Ma tu hai votato sempre solo Game of Thrones e Signore degli Anelli. Hai votato solo il Signore degli Anelli. No, io ho votato molte più volte Game of Thrones e il Signore degli Anelli, eh. Tu hai votato? Molto più volte Game of Thrones. No, è vero. Ok, va bene. Ha votato più volte. Tutti quelli che hanno letto i libri devono per forza odiare i produttori della HBO. Mezzo sì, secondo me. Ma anche quelli che non hanno letto i libri. Sì. Cioè, a parte Maggi, sono poche persone che hanno detto, beh, figo, però l'ultima stagione di Game of Thrones mi è proprio piaciuta. Tutto rimando finale, una concezione filosofica. Oddio, no!
Maggi, questa cosa ce l'hai già raccontata. Uomo, uomini, lupus, una società di natura che diventa comunque, di diritto. Comunque. Poi è Laura che siamo laureati più o meno nello stesso ambito, ma faremo che una cosa. Cosa? Ma quale? Laura è laureata in filosofia, vero Laura? Appunto, ma che lascia cazzo c'entra? E anche infatti, in scienze... Lascia stare là. Vabbè, comunque. Da dottore in scienze politiche a dottore in filosofia. Ma che cazzo c'entra? Vabbè, comunque. Filosofia e scienze politiche. Ah, è vero, sì, è vero, mi ricordo. C'ho anche quello. Quindi c'è un strettamente maggiore. C'è vabbè, strettamente maggiore. No, vabbè, sai, cioè, lei, hai la sfortuna che lei si è laureata nella stessa identica tua facoltà vabbè, più uno. Allora, lei è come Sasuke, ma io sono Orochimaru, il maestro. Ma che cosa? Sì, perché c'è, cioè, quindi... Comunque fai una brutta fine. Vabbè, però, no, Orochimaru è un personaggio bellissimo e complicato. Vabbè, vabbè, come vabbè, è un personaggio meglio. Il primo commento immagini su Orochimaru era... Vabbè, questo è forte. Comunque, complicato Orochimaru. Comunque... E io direi che le top le facciamo domani. Sì, dai, ottimo, abbiamo già che Mangi deve andare a dormire. Comunque rimangono nella scatola magica. Allora, io voglio ringraziare davvero tanto. Scatola magica? Sì. Sì. Ma Livio le fa serie. Livio, sappi che sarà il prossimo concorrente di LOL 3, eh? Già l'hanno chiamato. LOL 2 non c'era tempo perché doveva fare Anime Night. LOL 3 è già il primo, eh? Fa tutto lui, fa commentatore, quello che si autoelimina, quello che fa il concorrente, che fa anche il produttore. Sì, perché che cazzo è perché che... ti metti a ridere delle tue battute. Esatto. Cioè io faccio il concorrente, quello che si autoelimina e il conduttore. E il produttore. Ah, il produttore, produco io. Vabbè, certo. One man show. Vabbè. Laura, grazie mille. Grazie Laura che ti abbiamo tenuto anche troppo. Da mediatrice, oltre che da partecipante. Adesso avrai bisogno praticamente di un mese... Per cercare di eliminare tutte le tossine prodotte da Livio. Ma giuro che oggi sei stato impegnativo, ma ti dico, rispetto alla media. Oggi sei stato impegnativo. Laura lo sa. Fidati di me, di solito io insulto sempre Livio, oggi sei stato impegnativo. No. Ma perché Laura c'ha sto problema e c'ha l'odio nei confronti dei produttori ancora di HBO. Ancora niente, al sole quindi... Sì, ma tu sei dall'altra parte, cioè nel senso, seppure lei ha l'odio verso HBO, te però sei un fanboy. Non è vero. Cioè, che Martin aveva chiesto 10 stagioni, gli hanno risposto picche. I libri sono i suoi, quindi ha detto però così. I libri sono i miei. Ma perché non gli potevano dire, guarda, noi non sappiamo più come fare i dialoghi. Cioè, nel senso, prima li leggevamo dal libro, adesso io non so più che fargli dire a questi. Al massimo li possiamo mandare oltre la barriera a fare il gruppo D&D. Però più di questo è difficile. Esatto. Ragazzi, è stato spammato il link della Madre di Draghi e sta su Twitch quando vai in onda tu. Grazie. Io normalmente il martedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 23, quindi il giovedì mi trovate vestita così a giocare a The Witcher 3, non è che sono matta e mi vesto così normalmente. E quindi di solito parlo o delle cronache del Ghiaccio del Fuoco o giochiamo a The Witcher e parliamo della serie TV che esce oggi, praticamente. Mm-hmm. Oppure... Giochiamo ai libri game o in alternativa ho un format che si chiama Aula Studio D&D. Quindi insegno alle persone a giocare a D&D però proprio dalla base. Cioè come si utilizzano i dadi. Perché tante persone magari non sanno perché ci sono tot dadi, come si tira, come si calcola il dado percentuale, eccetera. Io parto proprio da zero. Okay. Quindi il manuale, pezzettino per pezzettino, come si crea un personaggio. Ecco, vedi. Laura, sei pronta? Sei pronta per House of Dragon? Sei pronta? Sì, sono pronta, vediamo cosa succederà. Sono curiosa. Okay. Maggi. E dentro anche Martin, quindi stavolta è colpa sua se qualcosa è sbagliato. È vero. Giusto, è vero. Quindi ragazzi, seguite la Madre di Draghi. Anche Maggi, su YouTube, perché vuoi... anche su YouTube la Madre di Draghi. Su Instagram la Madre Maggi, di Draghi. Maggi, che cosa ne pensi quindi delle ultime due stagioni di Game of Thrones? Parami un personaggio.